Primo Cronache, capitolo primo. I 10 patriarchi da Adamo a Noè, i figlioli di Noè e i loro discendenti. Adamo, Set, Enosh, Kenan, Mahalalil, Gerad, Enoch, Metusalak, Lamec. Noè, Sem, Cam, Yafet. I figlioli di Yafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech e Tiras, i figlioli di Gomer. Ashkenaz, Rifat, Togarma, i figlioli di Javan, Elisha, Tarsis, Kittim e Rodanim, i figlioli di Cam, Cush, Mitzrayim, Put e Canaan, i figlioli di Cush, Seba, Avila, Septa, Ramma, Septaca, i figlioli di Ramma, Sheba e Dedam. Cush generò Nimrod, che cominciò ad essere potente sulla terra. Mizraim generò i Ludim, gli Anamim, i Leabim, i Neftuhim, i Petrisim, i Calushim, onde uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Het, e i Gebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ivei, gli Archei, i Sinei, gli Arvadei, i Zemarei, gli Amatei. I figlioli di Sem, Elam, Ushur, Arpashad, Lud, Eram, Uz, Hul, Geter e Meeshek. Arpashad generò Shela, e Shela generò Eber. Ed Eber nacquero due figlioli, il nome di uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita, e il nome del suo fratello fu Joktan. Joktan generò Almodad, Shelef, Azarmavet, Gera, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Avila e Jobat. Tutti questi furono i figlioli di Jotam. Sem, Arpashad, Shela, Eber, Peleg, Reut, Serug, Naor, Tera, Abramo, che è Abrahamo, e figlioli di Abrahamo, Isacco e Ismaele. Questi sono i loro discendenti. Il primogenito di Ismaele fu Neboit, poi Kedar, Adbil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Adad, Tema, Getur, Nafish, Kedma. Questi furono i figlioli di Ismaele, i figlioli di Chetura, concubina d'Abramo. Essa partorì Zimram, Jorsham, Medam, Madiam, Mishbak e Shuhak, figlioli di Joksham, Sheba e Dedam, i figlioli di Madiam, Efa, Efer, Hanok, Abida e Eldaad. Tutti questi furono i figlioli di Chetura. Abramo generò Isacco. I figlioli di Isacco, Isaù ed Israele, i figlioli di Esaù, Elifaz, Reuhel, Yehush, Ilam, Korat, i figlioli di Elifaz, Tema, Omar, Sefi, Gadam, Kenaz, Tima ed Amalek, i figlioli di Reuhel, Natam, Zerach, Shamach, Mitza, i figlioli di Seir, Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Dishon, Ezer, Disham, i figlioli di Lotan, Hori e Oman. La sorella di Lotan fu Timna, i figlioli di Shobal, Alia, Manatan, Eba, Shefi e Oman, i figlioli di Zibeon, Hain e Ana, i figlioli di Ana, Disham, i figlioli di Disham, Amram, Eshban, Yeram, Keram, i figlioli di Ezer, Bilna, Zavnan, Yakam, i figlioli di Dishon, Uz e Aram. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcun re regnasse sui figlioli di Israele. Bela, figliolo di Beor, e il nome della sua città fu Dinhaba. Bela morì e Jobab, figliolo di Zerah di Bozra, regnò in luogo suo. Jobab morì e Ucham, nel paese dei Teminiti, regnò in luogo suo. Ushma morì ed Edad, figliolo di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò in luogo suo, e il nome della sua città
era Avith. Hadad morì a Samla e Mesraca regnò in luogo suo. Samla morì e Saul di Rehoboth sul fiume regnò in luogo suo. Saul morì e Baal-Hanan, figliolo di Achbor, regnò in luogo suo. Baal-Hanan morì ed Hadad regnò in luogo suo. Il nome della sua città fu Pai e il nome della sua moglie Metabel, figliola di Metred, figliola di Mezabab. E Hadad morì e i capi di Edom furono il capo Timna, il capo Alva, il capo Yeteth, il capo Ohilibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibzar, il capo Magdiel, il capo Yeram. Questi sono i capi di Edom. Primo libro delle Cronache, secondo capitolo. Questi sono i figliuoli di Israele: Ruben, Simone, Levi, Giuda, Issacar e Zebulon, Dan, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad e Asher. I figliuoli di Giuda: Er, Onan e Shela. Questi tre gli nacquero dalla figliuola di Shua la Cananea. Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi dell'Eterno e l'Eterno lo fece morire. Tamar, nuora di Giuda, gli partorì Perez e Zerak, totale dei figlioli di Giuda 5. I figlioli di Perez: Ezrom, Amul. Figlioli di Zerek: Zimri, Etam, Erman, Calcol e Dara, in tutto 5. I figlioli di Carmi: Acan, che conturbò Israele quando commise un'infedeltà riguardo all'interdetto. Figlioli di Etan: Azaria. Figlioli che nacquero a Ezrom: Jaram, Meel, Ram e Chelubai. Ram generò Amnidabab. Amnidabab generò Hanshor, principe dei figlioli di Giuda. E Nashon generò Salma, e Salma generò Boaz. Boaz generò Obed, Obed generò Isai, Isai generò Eliab, suo primogenito, Elinadab il secondo, Shimea il terzo, Natanael il quarto, Ridai il quinto, Ozem il sesto, Davide il settimo. Le loro sorelle erano Zeruia ed Abigail. Figliolo di Zeruia: Abishai, Joab e Asahel. 3. Abigail partorì Amasa, il cui padre fu Jeter, l'ismaelita. Caleb, figliolo di Ezrom, ebbe dei figlioli da Azuba, sua moglie, e da Gerioth. Questi sono i figlioli che ebbe da Azuba: Jesher, Shobab e Ardom. Azuba morì e Caleb sposò Efrat, che gli partorì Hur. Ur generò Uri e Uri generò Bezalel. Poi Ezrom prese la figliola di Machir, padre di Galaad. Egli aveva 60 anni quando la sposò, ed essa gli partorì Segub. Segub generò Jair ed ebbe 23 città nel paese di Galaad. I Geshuriti e i Siri presero loro le borgate di Jair, Kenat e i villaggi che ne dipendevano, 60 città. Tutti cotesti erano figlioli di Machir, padre di Galaad. Dopo la morte di Ezrom, avvenuta a Caleb Efrata, Abihat, moglie di Ezrom, gli partorì Ashur, padre di Tekoa. I figlioli di Jerameel, primogenito di Ezrom, furono Ram il primogenito, Buna, Oren e Ozem, nati da Ahija. Jerameel ebbe un'altra moglie di nome Atara, che fu madre di Oman. I figlioli di Ram, primogenito di Jerameel, furono Maaz, Jamin e Eker. I figlioli di Oman furono Shammai e Giada. I figlioli di Shammai: Nadab e Abishur. La moglie di Abishur si chiamava Abihail, che gli partorì Haban e Molid. I figlioli di Nadab: Seled ed Appaim. Seled morì senza figlioli.
i figlioli di Apaim, Shei, figlioli di Shei, Sheman, figlioli di Sheshan, Ailai, i figlioli di Giada, fratello di Shammai, Jeter e Jonathan. Genet morì senza figlioli, i figlioli di Jonathan, Pelet e Zaza. Questi sono i figlioli di Gerameel. Shesha non ebbe figlioli, ma sì delle figlie. Sheshan aveva uno schiavo egiziano per nome Jara, e Sheshan diede la sua figliola per moglie a Jara, suo schiavo, ed essa gli partorì Attai. Attai generò Nathan, Nathan generò Zabad, Zabad generò Efial generò Obed, Obed generò Jehu, Jehu generò Azaria, Azaria generò Elez, Elez generò Elasa, ed Elasa generò Sismai, Sismai generò Shalum, Shalum generò Jecamia, e Jecamia generò Elishama. I figlioli di Caleb, fratello di Gerameel, Mesha suo primogenito, che fu padre di Zif, e i figlioli di Maresha, che fu padre di Hebron. I figlioli di Hebron, Cora, Tappur, Rechen e Shema. Shema generò Ramam, padre di Jorkaem. Rachem generò Shammai. Il figliolo di Shammai fu Maom, e Maom fu il padre di Bet-Sur. Efa, concubina di Caleb, partorì Oram, Mozza, Garez. Aram generò Gazez. I figlioli di Jaidai, Regen, Jotan, Geshman, Pelet, Efa e Shaf. Ma Aca, concubina di Caleb, partorì Sheb e Tirana. Partorì anche Sha'af, padre di Madmanna, Sheva, padre di Macbena e padre di Gibea. La figliola di Caleb era Aksa. Questi furono i figlioli di Caleb: Ben-Hur, primogenito di Efrata, Shorbal, padre di Kiriat Jerim, Salma, padre di Bethlehem, Jeref, padre di Ben-Gader. Shobal, padre di Kiriat Jerim, ebbe per discendenti Aroe e la metà di Menuhot. Le famiglie di Kiriat Jerim furono gli Ivrei, i Petuei, gli Shemutei, i Mistraei, dalle quali famiglie derivarono gli Zoratiti e gli Estaoliti. I figlioli di Salma, Betlem e Netofacci, Atrob Bet Joab, la metà dei Manatei, gli Zoriti. Le famiglie di scribi che abitavano a Jabez, i Tiritei e gli Scimatei, i Sukahetei. Questi sono i Kenei discesi di Hamat, padre della casa di Rechab. Primo Cronache, capitolo 3. Questi furono i figlioli di Davide che gli nacquero a Hebron. Il primogenito fu Amnon di Ahinoam la Zreelita, il secondo fu Daniel da Abigail la Carmelita. Il terzo fu Absalom, figliolo di Maacca, figliola di Talmai, re di Geshur. Il quarto fu Adonigia, figliolo di Agit. Il quinto fu Shefatia di Abitao. Il sesto fu Gitream di Egla, sua moglie. Questi sei figlioli gli nacquero a Hebron. Quivi regnò 7 anni e 6 mesi, e in Gerusalemme regnò 33 anni. E questi furono i figlioli che gli nacquero a Gerusalemme: Shimea, Shobab, Nathan, Salomone. 4 figliuoli natali da Bet-Shua, figliolo di Ammiel, poi Gibar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefeg, Giafia, Elishama, Eliada ed Elifelet, cioè 9 figliuoli. Tutti questi furono i figliuoli di Davide, senza contare i figliuoli delle sue concubine, e Tamar era loro sorella. I figliuoli di Salomone: Roboamo, che ebbe per figliuolo Abija, che ebbe per figliuolo Asa, che ebbe per figliuolo Giosafat, che ebbe per figliuolo Joram, che ebbe per figliuolo Acazia, che ebbe per figliuolo Joas, che ebbe per figliuolo
Amazia, che ebbe per figliolo Azaria, che ebbe per figliolo Jotam, che ebbe per figliolo Acaz, che ebbe per figliolo Ezechia, che ebbe per figliolo Menasse, che ebbe per figliolo Amon, che ebbe per figliolo Giosia. I figliuoli di Giosia: Joanam il primogenito, Gioiachin il secondo, Sedachia il terzo, Shalum il quarto. Figlioli di Gioiachin: Geconia, che ebbe per figliuolo Sedachia. Figliuolo di Geconia il prigioniero, il suo figliuolo Shealtiel e Melchiriam, Pedaia, Shenazzar, Jecamia, Oshama e Nedabia. I figliuoli di Pedaia: Zerubbabel e Shimei. I figliuoli di Zerubbabel: Meshulam e Anania e Shelomit, loro sorella. Poi Ashuba, Ohel, Berechia, Azadia, Jeshub e Zed, 5 in tutto. I figliuoli di Anania: Pelatia ed Isaia. I figliuoli di Refaia, i figliuoli di Arnam, i figliuoli di Abdia, i figliuoli di Shecania, figliuoli di Shecania, Shemaia, i figliuoli di Shemaia, Azum, Shagal, Baria, Nearia e Shafat, 6 in tutto. I figliuoli di Nearia: Elioenai, Ezechia e Azricam, 3 in tutto. I figliuoli di Elioenai: Odavia, Eliashi, Pelaia, Akub, Yonan, Delaia e Anani, 7 in tutto. Primo Cronache, capitolo 4. I figliuoli di Giuda: Perez, Ezron, Carmi, Ur e Shobal. Reahia, figliuolo di Shobal, generò Jahat. Jahat generò Aumai e Lahad. Queste sono le figliuole degli Zoratei. Questi furono i discendenti del padre di Etam: Zeril, Zahma e Bash. La loro sorella si chiamava Azeleponi. Penuel fu padre di Gedor ed Ezer padre di Usha. Questi sono i figlioli di Ur, primogenito di Efrata, padre di Bethlehem. Ashur, padre di Tekoa, ebbe due mogli, Elea e Naara. Naara gli partorì Assum, Efer, Temeni ed Ashtari. Questi sono i figlioli di Naara. I figlioli di Elea: Zeret, Sohar ed Edna. Koz generò Anub, Ezobeba e le famiglie di Arhel, figliolo di Arum. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre gli aveva messo nome Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabez invocò il Dio di Israele dicendo: oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, se la tua mano fosse meco e se tu mi preservassi dal male in guisa che io non avessi da soffrire. E Dio gli concedette tutto quello che aveva chiesto. Chelub, fratello di Shua, generò Meir, che fu padre di Eshton. Eshton generò Bet Rafa, Passeat e Tehinna, padre di Irnaash. Questa è la gente di Zeca. I figlioli di Kenaz: Otniel e Seraia. I figlioli di Otniel: Atahath. I Meno Otai generò Ofra, Serai generò Joab, padre degli abitanti della valle degli artigiani, perché erano artigiani. Figlioli di Caleb, figliolo di Jefunne: Uru, Ela e Naam, figlioli d'Ela, e Kenaz, figlioli di Jealel, Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Figlioli di Esdra: Jeter, Mered, Efer,
Jalom. La moglie di Merè partorì Miriam, Shammai e Itbat, padre di Eshtemoa. L'altra sua moglie, la Giudea, partorì Gered, padre di Gedor, Eber, padre di Soco, e Jekuthiel, padre di Zanoa. Questi nominati prima erano figlioli di Bitia, figliuola di Faraone, che Mered aveva presa per moglie. E i figlioli della moglie di Odija, sorella di Naham, il padre di Kehila, il Garmeo ed Eshtemoa, il Macateo, i figlioli di Shimon, Amon, Rina, Benanam, Tilom, i figlioli di Ishi, Zoset e Benzoet, i figlioli di Shela, figliolo di Giuda, Er, padre di Leca, Lada, padre di Marescia, e le famiglie della casa dove si lavora il bisso di Bet Ashebea e Jochin, e la gente di Chesobea e Joas e Zaraf che signoreggiarono su Moab, Jeshubi Lehem, ma queste son cose d'antica data. Erano de Vasai e stavano a Netem e a Gederat, stavano quivi presso al re per lavorare al suo servizio. Discendenti di Simeone, figliuoli di Simeone, Menuel, Jamin, Jarid, Zerah, Saul, che ebbe per figliuolo Shalum, che ebbe per figliuolo Mibsam, che ebbe per figliuolo Mishma, figliuoli di Mishma, e Muel, che ebbe per figliuolo Zakur, che ebbe per figliuolo Shimei. Shimei ebbe 16 figliuoli e 6 figliuole, ma i suoi fratelli non ebbero molti figliuoli e le loro famiglie non si moltiplicarono quanto quelle dei figliuoli di Giuda. Si stabilirono a Beersheba, a Molada, a Ezar Shual, a Bila e a Ezem, a Tolad, a Betuel, a Horma, a Ziklag, a Bet Markabot e a Mazar Susim, a Bet Biri e a Sharaim. Queste furono le loro città fino al regno di Davide. Avevano pure i villaggi di Etam, Ain, Rimon, Token e Asham, 5 terre, e tutti i villaggi che erano nei dintorni di quelle terre fino a Baal. Queste furono le loro dimore ed essi avevano le loro genealogie. Mashobab, Jemblek, Josha, figliolo di Amazia, Joel, Jehu, figliolo di Joshibia, figliolo di Sheraia, figliolo di Azaiel, Elioenai, Giacoba, Jeshuaia, Azaia, Abdiel, Jeshimiel, Benaia, Ziza, figliolo di Shefi, figliolo di Alon, figliolo di Jedaia, figliolo di Shimri, figliolo di Shemaia. Questi uomini, enumerati per nome, erano principi delle loro famiglie e le loro case patriarcali si accrebbero grandemente. Andarono dal lato di Gedor fino ad oriente della valle in cerca di pasture per i loro bestiami. Trovarono pasture grasse e buone e un paese vasto, quieto e tranquillo, poiché quelli che lo abitavano prima erano i discendenti di Cam. Questi uomini, ricordati più sopra per nome, giunsero al tempo di Ezechia, re di Giuda, fecero man bassa sulle loro tende, sui maoniti che si trovavano quivi, e li votarono allo sterminio, ne sono risorti fino al dì d'oggi, poi si stabilirono colà in luogo di quelli, perché v'era pastura per i bestiami. E una parte di questi figlioli di Simeone, 500 uomini, andarono verso il monte Seir, avendo alla loro testa Pelatia, Nearia, Refaia e Uziel, figlioli di Ishi. Distrussero gli avanzi degli Amalechiti che avevano potuto salvarsi e si stabilarono quivi, dove sono rimasti fino al dì d'oggi. Primo Cronache, capitolo 5. I figlioli di Ruben, primogenito di Israele. Poiché egli era il primogenito, ma siccome profanò il talamo di suo padre, la sua primogenitura fu data ai figlioli di Giuseppe, figliolo di Israele. Non di meno, Giuseppe non fu iscritto nelle genealogie come primogenito. Giuda ebbe, è vero, la prevalenza fra i suoi fratelli e da lui è disceso il principe, ma il diritto di primogenitura appartiene a Giuseppe. I figlioli di Ruben, primogenito di Israele,
Anok, Pallu, Estrom e Carmi, i figlioli di Joel, Shemaia, che ebbe per figliolo Gog, che ebbe per figliolo Shimei, che ebbe per figliolo Mica, che ebbe per figliolo Reaia, che ebbe per figliolo Baal, che ebbe per figliolo Beera, che Tilgapalnesier, re di Assiria, menò in cattività. Esso era principe dei Rubeniti, fratelli di Beera secondo le loro famiglie, come sono scritti nelle genealogie secondo le loro generazioni. Il primo Jeiel, poi Zaccaria, Bela figliolo di Asas, figliolo di Shema, figliolo di Joel. Bela dimorava ad Aroer e si estendeva fino a Nebo e a Baal Meon. A oriente occupava il paese dal fiume Eufrate fino all'entrata del deserto, perché aveva gran quantità di bestiame nel paese di Galaad. Al tempo di Saul, i discendenti di Bela mossero guerra agli Agareni, che caddero nelle loro mani, e quelli si stabilirono nelle loro tende su tutto il lato orientale di Galaad. I figlioli di Gad dimoravano di rimpetto a loro nel paese di Basham fino a Salca. Joel fu il primo, Shafam il secondo, poi Janai e Shefat in Basham. I loro fratelli, secondo le loro case patriarcali, furono Michael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia ed Eber, sette in tutto. Essi erano i figlioli di Abihail, figliolo di Huri, figliolo di Joram, figliolo di Galaad, figliolo di Michael, figliolo di Jeshishai, figliolo di Yaddo, figliolo di Buz. Hai, figliolo di Abediel, figliolo di Guni, era il capo della loro casa patriarcale. Abitavano nel paese di Galaad, di Basham e nelle città che ne dipendevano, e in tutti i pascoli di Sharon fino ai loro estremi limiti. Tutti furono iscritti nelle genealogie al tempo di Jotam, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, re di Israele. I figlioli di Ruben, i Gaditi e la metà tribù di Manasse, che avevano degli uomini prodi che portavano scudo e spada, tiravan d'arco ed erano addestrati alla guerra, il numero di 44.760 atti a combattere, mossero guerra agli Agareni a Getur, a Mefish, a Nadab, e furono soccorsi combattendo contro di loro, e gli Agareni e tutti quelli che erano con essi furono dati loro nelle mani, perché durante il combattimento essi gridarono a Dio che li esaudì, perché si erano confidati in lui. Essi presero il bestiame dei vinti, 50.000 cammelli, 200.000 pecore, 2.000 asini e 100.000 persone. Molti ne caddero morti, perché nella guerra procedeva da Dio, e si stabilirono nel luogo di quelli fino alla cattività. I figlioli della mezza tribù di Manasse abitarono anch'essi in quel paese, da Bisham fino a Baal Hermon e a Senir e al monte Hermon. Erano numerosi, e questi sono i capi delle loro case patriarcali: Efer, Ishi, Eliel, Azriel, Geremia, Odavia, Jabdiel, uomini forti e valorosi di gran rinomanza, capi delle loro case patriarcali. Ma furono infedeli all'Iddio dei loro padri e si prostituirono andando dietro agli dei dei popoli del paese che Dio aveva distrutti dinanzi a loro. E l'Iddio di Israele eccitò lo spirito di Pur, re di Assiria, e lo spirito di Tilgal-Parnesier, re di Assiria, e Tilgal-Parnesier menò in cattività i Rubeniti, i Gaditi e metà tribù di Manasse, e li trasportò a Alal e a Abor e a Ara, e presso al fiume di Gozan, dove sono rimasti fino al dì d'oggi. Primo Cronache, capitolo sesto. Figliuoli di Levi: Gershom, Kehat e Merari. Figliuoli di Kehat: Amram, Izehar, Ebron e Uziel. I figliuoli di Amram: Aaronne, Mosè e Maria. I figliuoli di Aaronne: Nedab, Abihu, Eleazar e Itamar. Eleazar generò Fineas, Fineas generò Abishua, Abishua generò Buchi, Buchi generò Uzi, Uzi generò Zerahia, Zerahia generò Meriot, Meriot generò Amaria.
Amaria generò Ahitub, Ahitub generò Sadoc, Sadoc generò Ahimaaz, Ahimaaz generò Azaria, Azaria generò Jonanan, e Jonanan generò Azaria, che esercitò il sacerdozio nella casa di Salomone, che egli edificò a Gerusalemme. Azaria generò Amaria, Amaria generò Ahitub, Ahitub generò Sadoc, Sadoc generò Shalum, Shalum generò Ilchija, Ilchija generò Azaria, Azaria generò Sheraia, Sheraia generò Jetzotak, e Jetzotak se ne andò in esilio quando l'Eterno fece menare in cattività Giuda e Gerusalemme da Nebuchadnezzar, figliuoli di Levi, Gershom, Kehat e Merari. Questi sono i nomi dei figliuoli di Gershom, Libni e Shimei. I figliuoli di Kehat, Amram, Jetzuar, Hebron e Uziel. I figliuoli di Merari, Mali e Mushi. Queste sono le famiglie di Levi secondo le loro case patriarcali. Gershom ebbe per figliuolo Libni, che ebbe per figliuolo Jahath, che ebbe per figliuolo Zimma, che ebbe per figliuolo Joah, che ebbe per figliuolo Iddo, che ebbe per figliuolo Zerah, che ebbe per figliuolo Geatrai, figliuoli di Kehat, Amminadab, che ebbe per figliuolo Core, che ebbe per figliuolo Asir, che ebbe per figliuolo Elcana, che ebbe per figliuolo Abisaf, che ebbe per figliuolo Asir, che ebbe per figliuolo Tahat, che ebbe per figliuolo Uriel, che ebbe per figliuolo Uzia, che ebbe per figliuolo Saul. I figlioli di Elcana, Amasai e Ahimot, che ebbe per figliuolo Elcana, che ebbe per figliuolo Zofai, che ebbe per figliuolo Nahat, che ebbe per figliuolo Eliab, che ebbe per figliuolo Geroam, che ebbe per figliuolo Elcana. Figlioli di Samuele, Vashni il primogenito e Abia. I figlioli di Merari, Mahali che ebbe per figliuolo Libni, che ebbe per figliuolo Shimei, che ebbe per figliuolo Uzza, che ebbe per figliuolo Shimea, che ebbe per figliuolo Aghia, che ebbe per figliuolo Asaia. Questi sono quelli che Davide stabilì per la direzione del canto nella casa dell'Eterno dopo che l'arca ebbe un luogo di riposo. Essi esercitarono il loro ufficio di cantori davanti al tabernacolo, davanti alla tenda di convegno, finché Salomone ebbe edificata la casa dell'Eterno a Gerusalemme e facevano il loro servizio secondo la regola loro prescritta. Questi sono quelli che facevano il loro servizio e questi i loro figliuoli. Dei figliuoli di Kehatiti, Eman il cantore, figliuolo di Joel, figliuolo di Samuele, figliuolo di Elcana, figliuolo di Geroam, figliuolo di Eliel, figliuolo di Toha, figliuolo di Zuf, figliuolo di Elcana, figliuolo di Mahat, figliuolo di Amshai, figliuolo di Elcana, figliuolo di Joel, figliuolo di Azaria, figliuolo di Sofonia, figliuolo di Atar, figliuolo di Assir, figliuolo di Ebias, figliuolo di Core, figliuolo di Zezar, figliuolo di Kehat, figliuolo di Levi, figliuolo di Israele. Poi v'era il suo fratello Asaf, che gli stava alla destra. Asaf, figliuolo di Berechia, figliuolo di Shimea, figliuolo di Micao, figliuolo di Bascheia, figliuolo di Malchija, figliuolo di Etni, figliuolo di Zera, figliuolo di Adaia, figliuolo di Etan, figliuolo di Zimma, figliuolo di Shimei, figliuolo di Jahat, figliuolo di Gershom, figliuolo di Levi. I figlioli di Merari, loro fratelli, stavano a sinistra, ed erano Etan, figliuolo di Chisci, figliuolo di Abdi, figliuolo di Maluk, figliuolo di Asciabia, figliuolo di Amazia, figliuolo di Ilchia, figliuolo di Amzi, figliuolo di Bani, figliuolo di Shemer, figliuolo di Mahil, figliuolo di Mushi, figliuolo di Merari, figliuolo di Levi. I loro fratelli, i Leviti, erano incaricati di tutto il servizio del tabernacolo della casa di Dio. Ma Aaron e i suoi figlioli offrivano i sacrifici sull'altare degli olocausti e l'incenso sull'altare dei profumi, compiendo tutto il servizio nel luogo santissimo e facendo l'espiazione per Israele secondo
tutto quello che Mosè, servo di Dio, aveva ordinato. Questi sono i figlioli di Aronne: Eleazar, che ebbe per figliolo Fineas, che ebbe per figliolo Abishua, che ebbe per figliolo Bucchi, che ebbe per figliolo Uzi, che ebbe per figliolo Zeraia, che ebbe per figliolo Meraioth, che ebbe per figliolo Amaria, che ebbe per figliolo Aitub, che ebbe per figliolo Zadok, che ebbe per figliolo Aimaz. Questi sono i luoghi delle loro dimore, secondo le loro circoscrizioni nei territori loro assegnati. A figliole di Aronne della famiglia dei Kenaititi, che furono i primi tirati a sorte, furono dati Ebro nel paese di Giuda e il contado dell'intorno, ma il territorio della città e i suoi villaggi furono dati a Caleb, figliolo di Giufenne, e ai figlioli di Aron fu data Ebron, città di rifugio, Libna col suo contado, Jatir, Eshtemoa col suo contado, Ilen col suo contado, Debir col suo contado, Ashon col suo contado, Beshemesh col suo contado, e della tribù di Beniamino, Geba il suo contado, Alamec col suo contado, Anatot col suo contado. Le loro città erano in tutto il numero di 13, pari al numero delle loro famiglie. Agli altri figlioli di Chetat toccarono a sorte 10 città delle famiglie delle tribù di Efraim, della tribù di Dan e della mezza tribù di Menasse. Ai figlioli di Gershom, secondo le loro famiglie, toccarono 13 città della tribù di Issachar, della tribù di Asher, della tribù di Neftali e della tribù di Menasse in Bashan. A figlioli di Merari, secondo le loro famiglie, toccarono a sorte 12 città della tribù di Ruben, della tribù di Gad e della tribù di Zabulon. I figlioli di Israele dettero ai Leviti quelle città coi loro contadi, dettero a sorte della tribù dei figlioli di Giuda, della tribù dei figlioli di Simeone e della tribù dei figlioli di Beniamino, le dette città che furono designate per nome. Quanto alle altre famiglie dei figlioli di Keat, le città del territorio assegnato loro appartenevano alla tribù di Efraim. Dettero loro Sichem, città di rifugio col suo contado, nella contrada montuosa di Efraim, Gezer col suo contado, Jokemeam col suo contado, Bet Horon col suo contado, Ajalon col suo contado, Gad Rimon col suo contado, della mezza tribù di Menasse, Aner col suo contado, Bileam col suo contado. Queste furono le città date alle famiglie degli altri figlioli di Keat. Ai figlioli di Gershom toccarono, della famiglia della mezza tribù di Manasse, Golan in Bashan col suo contado, Astaroth col suo contado, della tribù di Zaccar, Kedesh col suo contado, Debrat col suo contado, Ramoth col suo contado e Anem col suo contado. Della tribù di Asher, Mashal col suo contado, Abdon col suo contado, Ukok col suo contado, Rehob col suo contado. Della tribù di Neftali, Kedesh in Galilea col suo contado, Ammon col suo contado, Kiriat Aim col suo contado. Al rimanente dei Leviti, ai figlioli di Merari, toccarono della tribù di Zabulon, Rimon col suo contado, Tabor col suo contado, e di là dal Giordano di Gerico all'oriente del Giordano, della tribù di Ruben, Bezer col suo deserto, nel suo contado, Giazza col suo contado, Redemoth col suo contado, e Mefaat col suo contado, e della tribù di Gad, Ramoth in Galaad col suo contado, Mahanaim col suo contado, Eshbon col suo contado, Jahazer col suo contado. Primo libro delle Cronache, capitolo 7. Figlioli di Issacar: Tola, Pua, Jashub e Shimron, 4 in tutto. Figlioli di Tola: Uzi, Refaia, Geriel,
Giahamai, Shbassam e Samuele, capi delle case patriarcali discese da Tola, ed erano uomini forti e valorosi nelle loro generazioni. Il loro numero al tempo di Davide era di 22.600. Figlioli di Uzzi, Zarahia, figlioli di Zarahia, Michael, Abdia, Joel e Gisia, 5 in tutto e tutti capi. Avevano con loro, secondo le loro genealogie e secondo le loro case patriarcali, 36.000 uomini in schiere armate per la guerra, perché avevano molte mogli e molti figliuoli. I loro fratelli, contando tutte le famiglie di Issacar, uomini forti e valorosi, formavano un totale di 87.000 iscritti nelle genealogie. Discendenti di Beniamino. Figliuoli di Beniamino, Bela, Becher, Jediahel, 3 in tutto. Figliuoli di Bela, Ezbon, Uzzi, Uziel, Gerimot ed Iri, 5 capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi iscritti nelle genealogie, in numero di 22.034. Figliuoli di Becher, Zemira, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Geromot, Abija, Anatot e Alemet. Tutti questi erano figliuoli di Becher e iscritti nelle genealogie secondo le loro generazioni come capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi, in numero di 20.200. Figliuoli di Jediael, Bilan, figliuoli di Bilam, Jeshush, Beniamino, Ehud, Kenaanna, Zetna, Tarsis ed Aishahar. Tutti questi erano figliuoli di Jediael, capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi, in numero di 17.200, pronti a partire per la guerra. Shupin e Upin, figlioli di Ir, Ushin, figliolo d'un altro. I figlioli di Neftali, Jaziel, Guni, Jezer, Shalum, figlioli di Bila. Figlioli di Menasse, Asriel, che gli fu partorito dalla moglie, la sua concubina Siri partorì Machir, padre di Galaad. Machir prese per moglie una donna di Upin, di Shupin, e la sorella di lui, che aveva nome Ma'akka. Il nome del suo secondo figliolo era Zelofehad, e Zelofehad ebbe delle figliuole. Ma'akka, moglie di Machir, partorì un figliolo al quale pose nome Peresh. Questi ebbe un fratello di nome Sheresh, i cui figlioli furono Ulam e Rechem. I figlioli di Ulam, Bedam. Questi furono i figlioli di Galaad, figliolo di Machir, figliolo di Menasse. La sua sorella, Ammoleket, partorì Ishod, Abiezer e Mahala. I figlioli di Shemida furono Ahiam, Shechem, Lichi e Aniam. Discendenti di Efrem. I figlioli di Efrem, Shetela, che ebbe per figliolo Bered, che ebbe per figliolo Tahat, che ebbe per figliolo Eleada, che ebbe per figliolo Tahat, che ebbe per figliolo Zabad, che ebbe per figliolo Shetula, Ezer e Elead, i quali furono uccisi da quei di Gat, nativi del paese, perché erano scesi a prendere il loro bestiame. Efraim, loro padre, li pianse per molto tempo, e i suoi fratelli vennero a consolarlo. Poi entrò da sua moglie, la quale concepì e portò un figliuolo, e lo chiamò Beria, perché questo era venuto mentre aveva l'afflizione in casa. Efraim ebbe per figliuola Sheera, che edificò Bet Orom, la inferiore e la superiore, e Uzen Sheera. Ebbe ancora per figlioli Refa e Resef, il qual Refa ebbe per figliolo Tela, che ebbe per figliolo Taham, che ebbe per figliolo
Ladan che ebbe per figliolo Ammihud, che ebbe per figliolo Elishama, che ebbe per figliolo Nun, che ebbe per figliolo Giosuè. Le loro possessioni e abitazioni furono Betel e le città che ne dipendevano, dalla parte orientale Naharam, da occidente Gezer con le città che le dipendevano, Sichem con le città che ne dipendevano, fino a Gaza con le città che ne dipendevano. I figlioli di Menasse possedevano Beth-Shem e le città che ne dipendevano, Tanakh e le città che ne dipendevano, Megiddo e le città che ne dipendevano, Dor e le città che ne dipendevano. In queste città abitarono i figlioli di Giuseppe, figliuolo di Israele. Discendenti di Asher, figlioli di Asher, Jimna, Itzva, Ishvi, Beria, Sera, loro sorella. I figlioli di Beria, Eber e Malchiel. Malchiel fu padre di Birsavit, e Eber generò Jaflet, Shomer, Otam e Shua, loro sorella. Figlioli di Shaflet, Pasak, Bimhad e Ashvat. Questi sono i figlioli di Jaflet. Figlioli di Shemer, Hai, Rohega, Hubba e Aram. I figlioli di Elam, suo fratello, Zofa, Shmna, Shelesh e Amal. I figlioli di Zofan, Sua, Arnefer, Shual, Beri, Shmra, Bezer, Hod, Shmana, Shilsa, Shram e Beera. I figlioli di Jeter, Jefune, Pispa e Ara. I figlioli di Ulla, Ara, Haniel e Rizia. Tutti questi furono figlioli di Asher, capi di case patriarcali, uomini scelti, forti e valorosi, capi tra i principi iscritti per il servizio di guerra, in numero di 26.000 uomini. Primo libro delle Cronache, capitolo 8. Beniamino generò Bela suo primogenito, Ashbel il secondo e Harat il terzo, Noach il quarto e Rafa il quinto. I figlioli di Bela furono Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naamam, Ahoa, Gera, Shufufa, Uram. Questi sono i figlioli di Heud che erano capi delle famiglie che abitavano a Geba e che furono trasportati schiavi a Manahat. Egli generò Nahama, Ahija, Gera, che li menò via schiavi, e generò Uzza ed Ahihud. Shearaim ebbe dei figlioli nella terra di Moab dopo che ebbe ripudiate le sue mogli Ushim e Baara. Da Adesh sua moglie ebbe Jobab, Zibia, Mesha, Malcham, Jetz, Zokia, Mirma. Questi furono i suoi figlioli capi di famiglie patriarcali. Da Ushim ebbe Abitub e Elpaal, figlioli di Elpaal, Eber, Misham, Shemed, che edificò Ono, Lod e le città che ne dipendevano. Beria e Shema erano i capi delle famiglie che abitavano a Ajalon e misero in fuga gli abitanti di Gat. Ahio, Shaskak, Jeremot, Zebadia, Arad, Eder, Michael, Gispa, Joa erano figlioli di Beria. Zebadia, Meshulam, Itzki, Eber, Jeshmerai, Itzlia, Jobab erano i figlioli di Elpaal. Jachin, Zikri, Zabdi, Elineai, Zilettai, Eliel, Adaia, Beraia, Shimrat erano i figlioli di Shimei. Jashpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Anam, Anania, Elan, Atonija, Gedeia e Peduel erano i figlioli di Shashak. Sham, Sherai, Sheairia, Atalia, Jaarezia, Elija,
Zicri erano i figlioli di Geroam. Questi erano capi di famiglie patriarcali, capi secondo le loro generazioni, e abitavano a Gerusalemme. Il padre di Gabaon abitava a Gabaon e sua moglie si chiamava Maacca. Il suo figliuolo primogenito fu Abdon, poi ebbe Zur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zecher. Michlot generò Shimea. Anche questi abitarono di rimpetto ai loro fratelli a Gerusalemme coi loro fratelli. Ner generò Kis, Kis generò Saul, Saul generò Jonathan, Milchishua, Abdinedab, Eshbal, figliuoli di Jonathan, Beribal, Beribal generò Mica. I figliuoli di Mica, Pitom, Melech, Taarea, Ahaz. Ahaz generò Jehoadda, Jehoadda generò Alemet, Azmavet e Zimri. Zimri generò Mozza. Mozza generò Binea, che ebbe per figliolo Rafa, che ebbe per figliolo Eleasa, che ebbe per figliolo Azel. Azel ebbe 6 figlioli, dei quali questi sono i nomi: Azricam, Bocru, Ishmael, Shearia, Obadia, Anam. Tutti questi erano figlioli di Azel, figlioli di Eshek, suo fratello, Ulam il suo primogenito, Jehush il secondo, Elifelet il terzo. I figlioli di Ulam furono uomini forti e valorosi, tiratori d'arco. Ebbero molti figlioli e nipoti, 150. Tutti questi furono discendenti di Beniamino. Primo libro delle Cronache, capitolo 9. Tutti gli Israeliti furono registrati nelle genealogie e si trovano iscritti nel libro dei re di Israele. Giuda fu menato in cattività a Babilonia a motivo delle sue infedeltà. Or, i primi abitanti che si stabilirono nei possessi delle loro città erano israeliti, sacerdoti, leviti e netinei. A Gerusalemme si stabilirono dei figlioli di Giuda, dei figlioli di Beniamino, dei figlioli di Efraim e di Menasse, dei figlioli di Perez, figliuolo di Giuda, Utai, figliuolo di Amihud, figliuolo di Omri, figliuolo di Imri, figliuolo di Bani, dei Shiloniti, Asaia il primogenito e i suoi figliuoli, dei figliuoli di Zera, Jeuel e i suoi fratelli, 690 in tutto, dei figliuoli di Beniamino, Salu, figliuolo di Meshulam, figliuolo di Odavia, figliuolo di Assena, Shbenaia, figliuolo di Jeoram, Ela, figliuolo di Uzzi, figliuolo di Micri, Meshlum, figliuolo di Shefatia, figliuolo di Reuel, figliuolo di Shibnea. I loro fratelli, secondo le loro generazioni, 956 in tutto. Tutti questi erano capi delle rispettive case patriarcali, dei sacerdoti, Gedaia, Gioiarib, Jachim, Azaria, figliuolo di Ilchia, figliuolo di Meshulam, figliuolo di Zadok, figliuolo di Merayot, figliuolo di Ahitub, proposto alla casa di Dio. Adaia, figliuolo di Geroham, figliuolo di Pashur, figliuolo di Malchisha, Maesai, figliuolo di Adiel, figliuolo di Jazera, figliuolo di Meshalum, figliuolo di Meshilemit, figliuolo di Immer, e i loro fratelli, capi delle rispettive case patriarcali, 1660 uomini valorosi occupati a compiere il servizio della casa di Dio. Dei Leviti, Shemaia, figliuolo di Ashub, figliuolo di Azriham, figliuolo di Ashkabia, dei figlioli di Merari, Bacabacar, Aresh, Galal, Matania, figliuolo di Mica, figliuolo di Zicri, figliuolo di Asaf, Aobadia, figliolo di Shemaia, figliolo di Galad, figliolo di Giuduthum, Berachia, figliolo di Hasa, figliolo di Elcana, che abitava nei villaggi dei Netofatiti. Dei portinai, Shalum, Akub, Talmon, Ahiman e i loro fratelli. Shalum era il capo, e tale è rimasto fino al di d'oggi, alla porta del re che è ad oriente. Essi sono quelli che furono i portieri del campo dei figliuoli di Levi.
Shalum, figliolo di Core, figliolo di Ebi Assaf, figliolo di Cora, e i suoi fratelli, i corahiti della casa di suo padre, erano proposti all'opera del servizio custodendo le porte del tabernacolo, e i loro padri erano stati preposti al campo dell'Eterno per custodire l'entrata. Finea, figliolo di Eleazaro, era stato anticamente il loro capo e l'Eterno era con lui. Zaccaria, figliolo di Meshelamia, era portiere all'ingresso della tenda di convegno. Tutti questi che furono scelti per essere custodi delle porte erano in numero di 212 ed erano iscritti nelle genealogie secondo i loro villaggi. Davide e Samuele il veggente li avevano stabiliti nel loro ufficio. Essi e i loro figliuoli erano proposti alla custodia delle porte della casa dell'Eterno, cioè della casa del tabernacolo. V'erano dei portinai ai quattro lati, a oriente, a occidente, a settentrione e a mezzogiorno. I loro fratelli, che dimoravano nei loro villaggi, dovevano di quando in quando venire a stare degli altri per 7 giorni. Poiché i 4 capi portinai leviti erano sempre in funzione e avevano anche la sorveglianza delle camere e dei tesori della casa di Dio, e passavano la notte intorno alla casa di Dio perché avevano l'incarico di custodirla e a loro aspettava ad aprirla tutte le mattine. Alcuni d'essi dovevano prendere cura degli arredi del culto, che si contavano quando si portavano nel tempio e quando si riportavano fuori. Altri avevano l'incarico di custodire gli utensili, tutti i vasi sacri, il fior di farina, il vino, l'olio, l'incenso e gli aromi. Quelli che preparavano i profumi aromatici erano i figliuoli di sacerdoti. Matitia, uno dei leviti primogenito di Shalum, il Corahita, aveva l'ufficio di badare alle cose che si dovevano cuocere sulla gratella, e alcuni dei loro fratelli, fra i Kehatiti, erano incaricati di preparare per ogni giorno i panni della presentazione. Tali sono i cantori, capi delle famiglie levitiche, che dimoravano nelle camere del Tempio ed erano esenti da ogni altro servizio, perché l'ufficio loro li teneva occupati giorno e notte. Tali sono i capi delle famiglie levitiche, capi secondo le loro generazioni, essi stavano a Gerusalemme. Genealogia di Saul e di Jonathan. A Gabaon abitavano Jeiel, padre di Gabaon, la cui moglie si chiamava Maacca, Abdon suo figliolo primogenito, Zurchis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zaccaria, Miklot. Miklot generò Shimeam. Anch'essi dimoravano di rimpetto ai loro fratelli a Gerusalemme coi loro fratelli. Ner generò Kis, Kis generò Saul, Saul generò Jonathan, Malchishua, Abinadab e Eshbaal. Il figliolo di Jonathan fu Meribaal e Meribaal generò Mica. Il figliolo di Mica, Pitom, Melech, Tearea ed Ahaz. Ahaz generò Jarad, Jarad generò Alamet, Azmavet e Zimri. Zimri generò Mozza, Mozza generò Binea, che ebbe per figliolo Refaia, che ebbe per figliolo Elehasa, che ebbe per figliolo Azel. Azel ebbe 6 figlioli, dei quali questi sono i nomi: Asiracam, Bocru, Ismaele, Sheharia, Obadia, Anam. Questi sono i figlioli di Azel. Primo libro delle Cronache, capitolo 10. Or i Filistei vennero a battaglia con Israele, e gli Israeliti fuggirono dinanzi ai Filistei e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa. I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figlioli e uccisero Jonathan, Abinadab, Melchishua, figlioli di Saul. Il forte della battaglia si volse contro Saul e gli arcieri lo raggiunsero, ed egli si trovò in grande angoscia a motivo degli arcieri. E Saul disse al suo scudiere: «Sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio». Ma lo scudiere non volle farlo perché era colto da gran paura.
Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Lo scudiere di Saul, vedendolo morire, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì. Così morirono Saul e i suoi tre figliuoli e tutta la sua casa perì nel medesimo tempo. E tutti gli israeliti che abitavano nella valle, quando videro che la gente di Israele si era data alla fuga e che Saul e i suoi figliuoli erano morti, abbandonarono le loro città e fuggirono, e i filistei andarono ad abitarle. L'indomani i filistei vennero a spogliare gli uccisi e trovarono Saul e i suoi figliuoli caduti sul monte Gilboa. Spogliarono Saul e portarono via la sua testa e le sue armi e mandarono all'intorno per il paese dei filistei ad annunziare la buona notizia ai loro idoli e al loro popolo, e collocarono le armi di lui nella casa del loro dio e inchiodarono il suo teschio nel tempio di Dagon. Tutta la gente di Giabes, di Galaad, udì tutto quello che i filistei avevano fatto di Saul, e tutti gli uomini valorosi si levarono, presero il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figlioli e li portarono a Giabes, seppellirono le loro ossa sotto della temerice di Giabes e digiunarono per 7 giorni. Così morì Saul a motivo dell'infedeltà che gli aveva commessa contro l'Eterno e col non aver osservato la parola dell'Eterno, ed anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato l'Eterno, e l'Eterno lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figliuolo di Isai. Primo libro delle Cronache, capitolo undicesimo. Allora tutto Israele si radunò presso Davide a Hebron e gli disse: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Anche in passato, quando era re Saul, eri tu quel che guidavi e riconducevi Israele, e l'Eterno il tuo Dio t'ha detto: tu pascerai il mio popolo di Israele, tu sarai il principe del mio popolo di Israele. Tutti gli anziani del popolo vennero dunque dal re a Hebron, e Davide fece alleanza con loro a Hebron in presenza dell'Eterno. Ed essi unsero Davide come re di Israele, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziato per mezzo di Samuele. Davide, con tutto Israele, si mosse contro Gerusalemme, che è Jebus. Quivi erano i Jebusei, abitanti del paese. E gli abitanti di Jebus dissero a Davide: tu non entrerai qui. Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. Or Davide aveva detto: chiunque batterà per il primo i Jebusei sarà capo e principe. E Joab, figliolo di Zeruia, salì il primo e fu fatto capo. E Davide abitò nella fortezza, e per questo essa fu chiamata la città di Davide. Ed egli cinse la città di costruzioni, cominciando da Millo e tutto all'intorno. E Joab riparò il resto della città. E Davide andava diventando sempre più grande, e l'Eterno degli eserciti era con lui. Questi sono i capi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide e che l'aiutarono con tutto Israele ad assicurare il suo dominio per stabilirlo re, secondo la parola dell'Eterno riguardo ad Israele. Questa è la lista dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Jashobiam, figliuolo di Achimonita, capo dei principali ufficiali. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figliuolo di Dodo, lo Haoita, uno dei 3 valorosi guerrieri. Egli era con Davide a Pasdamin, dove i filistei si erano radunati per combattere. V'era quivi un campo pieno d'orzo, e il popolo fuggiva dinanzi ai filistei. Ma quelli si piantarono in mezzo al campo, lo difesero e sconfissero i filistei, e l'Eterno diede una grande vittoria. 3 dei 30 capi scesero sulla roccia presso Davide nella spelonca di Adullam, mentre l'esercito dei filistei era accampato nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza e c'era un posto di filistei a Bethlehem. Davide ebbe un desiderio e disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Bethlehem!» E quei 3
si aprirono un varco attraverso il campo dei Filistei, attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlehem vicino alla porta e, presa la seco, la presentarono a Davide, il quale però non la volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno dicendo: «Mi guardi Dio di far tal cosa? Beverei io il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita? Perché l'han portata a rischio della loro vita, e non la volle bere». Questo fecero quei tre prodi. Abishai, fratello di Joab, fu il capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini e l'uccise, e fu famoso fra i tre. Fu il più illustre dei tre della seconda serie e fu fatto loro capo. Nondimeno non giunse ad uguagliare i primi tre. Poi veniva Benaia, figliuolo di Geoiada, figliuolo di un uomo di Kabzeel, valoroso e celebre per le sue prodezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab. Discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone, un giorno di neve. Uccise pure un egiziano di statura enorme, alto 5 cubiti, che teneva in mano una lancia grossa come un subbio da tessitore. Ma Benaia gli scese contro con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia e se ne servì per ucciderlo. Questo fece Benaia, figliolo di Gioiada, e fu famoso fra i tre prodi. Fu il più illustre dei 30, nondimeno non giunse ad eguagliare i primi tre. E Davide lo ammise nel suo consiglio. Poi v'erano questi uomini forti e valorosi: Asael, fratello di Joab, Elanam, figliolo di Dodo da Betlehem, Shamot da Oror, Elez da Palom, Ira, figliolo di Ikesh da Tekoa, Abiezer da Anatot, Sibakei da Usha, Ilai da Hahoa, Maharai da Netofa, Elel, figliolo di Baanna da Netofa, Itai, figliolo di Ribai da Gibea, dei figlioli di Beniamino, Benaia da Pirathot, Urrai da Nael Gash, Abiel da Arbat, Azmavet da Beharum, Elihaba da Shalbom, Bene Hashem da Gizom, Jonathan figliolo di Shage da Harar, Aimin figliolo di Shekar da Harar, Elifal figliolo di Ur, Efer di Mechera, Ahija da Pilom, Ezro da Carmel, Narai figliolo di Ezbai, Joel fratello di Natam, Mibar figliolo di Hagri, Selec l'Ammonita, Narai da Berot, scudiero di Joab, figliolo di Zeruia, Ira da Jeter, Gareb da Jeter, Uria lo Iteo, Zabat figliolo di Alai, Adina figliolo di Shisa, il Rubenita, capo dei Rubeniti, ed altri 30 con lui, Anam figliolo di Maacca, Josaphat da Mitni, Uzia da Asherot, Shalamai e Jeiel figlioli di Otam da Areor, Jediel figliolo di Shimri, Joa suo fratello il Tizita, Eliel da Mahavim, Jeribai e Giovahia, figlioli di Elmahen Gitma il Maubita, Eliel, Obel, Jaasiel, il Mezzobaita. Primo libro delle Cronache, capitolo 12. Or questi sono quelli che vennero a Davide a Ziklag, mentre egli era ancora fuggiasco per tema di Saul, figliuolo di Chis. Essi facevano parte dei prodi che gli prestarono aiuto durante la guerra. Erano armati d'arco, abili a scagliar sassi e a tirar frecce tanto con la destra quanto con la sinistra. Erano della tribù di Beniamino, dei fratelli di Saul. Il capo, Ahiezer e Joas, figlioli di Shema, da Gibea, Jeziel e Pelet, figlioli di Azmavet, Beraka, Jeu da Anato, Yashmaia da Gabaon, valoroso fra i 30 e capo di 30, Geremia, Ihaziel, Jeonam, Josabad da Gedara, Eluzai, Jerimot, Bealia, Shemaria, Shefatia da Eruf, Elkana, Yashia, Azaril,
Joezer e Geshobem, coraiti. Gioela e Zebadia, figlioli di Gioraham, da Gedor. Fra i Gaditi, degli uomini partirono per recarsi da Davide nella fortezza del deserto. Erano uomini forti e valorosi, esercitati alla guerra, che sapevano maneggiare scudo e lancia, dalle facce leonine e veloci come gazzelli sui monti. Ezer era il capo, Obadia il secondo, Eliab il terzo, Mishmanna il quarto, Geremia il quinto, Attai il sesto, Eliel il settimo, Johanan l'ottavo, Elzabad il nono, Geremia il decimo, Macbanai l'undicesimo. Questi erano dei figlioli di Gad, capi dell'esercito. Il minimo teneva fronte a 100, il maggiore a 1000. Questi sono quelli che passarono il Giordano il primo mese, quando era straripato dappertutto, e misero in fuga tutti gli abitanti delle valli a oriente e ad occidente. Anche dei figlioli di Beniamino e di Giuda vennero a Davide nella fortezza. Davide uscì loro incontro e si rivolse a loro dicendo: «Se venite da me con buon fine per soccorrermi, il mio cuore sarà unito col vostro. Ma se venite per tradirmi e darmi nelle mani dei miei avversari, mentre io non commetto alcuna violenza, l'Iddio dei nostri padri lo vegga e faccia egli giustizia». Allora lo spirito investì Amasai, capo dei 30, che esclamò: «Noi siamo tuoi, o Davide, e siamo con te, o figliuolo di Sai. Pace, pace a te e pace a quei che ti soccorrano, poiché il tuo Dio ti soccorre». Allora Davide li accolse e li fece capi delle sue schiere. Anche degli uomini di Menasse passarono a Davide, quando questi andò coi Filistei a combattere contro Saul. Ma Davide e i suoi uomini non furono d'alcun aiuto ai Filistei, giacché il principe dei Filistei, dopo essere stati consultati, rimandarono Davide dicendo: «Egli passerebbe dalla parte del suo signore Saul a prezzo delle nostre teste». Quando egli tornò a Ziklag, questi furono quelli di Menasse che passarono a lui: Adna, Josabad, Jediahel, Micael, Josabad, Elihu, Siletai, capi di migliaia delle tribù di Menasse. Questi uomini dettero aiuto a Davide contro le bande dei predoni, perché erano tutti uomini forti e valorosi e furono fatti capi nell'esercito. E ogni giorno veniva gente a Davide per soccorrerlo, tanta che se ne formò un esercito grande come un esercito di Dio. Guerrieri delle 12 tribù che si recarono a Ebron per proclamare re Davide. Questo è il numero degli uomini armati per la guerra che si presentarono a Davide a Ebron per trasferire a lui la podestà reale di Saul secondo l'ordine dell'Eterno. Figlioli di Giuda che portavano scudo e lancia, 6.800 armati per la guerra. Dei figlioli di Simeone, uomini forti e valorosi in guerra, 7.100. Dei figlioli di Leve, 4.600, e Gioiada, principe della famiglia d'Aronne, e con lui 3.700 uomini, e Zadok, giovine, forte e valoroso, e la sua casa patriarcale, che contava 22 capi. Dei figlioli di Beniamino, fratelli di Saul, 3.000, poiché la maggior parte d'essi fino allora era rimasta fedele alla casa di Saul. Dei figlioli di Efraim, 20.800. uomini forti e valorosi, gente di gran nome, divisi secondo le loro case patriarcali. Della mezza tribù di Menasse, 18.000 che furono designati nominatamente per andare a proclamare re Davide. Dei figlioli di Issacar, che intendevano i tempi in modo da sapere quel che Israele doveva fare, 200 capi e tutti i loro fratelli secondo i loro ordini. Di Zabulon, 50.000, atti a servire, forniti per il combattimento di tutte le armi da guerra e pronti ad impegnare l'azione con un cuore risoluto.
di Neftali 1000 capi e con essi 37.000 uomini armati di scudo e di lancia, dei Daniti armati per la guerra 28.600, di Asher atti a servire pronti all'ordine di battaglia 40.000, e di là dal Giordano, dei Rubeniti, dei Gaditi e della mezza tribù di Menasse, forniti per il combattimento di tutte le armi da guerra 120.000. Tutti questi uomini, gente di guerra, pronti a ordinarsi in battaglia, giunsero a Hebron con sincerità di cuore per proclamare Davide re soprattutto Israele, e anche tutto il rimanente di Israele era unanime per fare re Davide. Essi rimasero quivi 3 giorni con Davide a mangiare e a bere, poiché i loro fratelli avevano preparato per essi dei viveri, e anche quelli che erano loro vicini, e perfino gente da Issacar, da Sapulone e da Neftali, portavano dei viveri sopra asini, sopra cammelli, sopra muli e su buoi, farina, fichi secchi, uva secca, vino, olio, buoi e pecore in abbondanza, perché v'era gioia in Israele. Primo libro delle Cronache, capitolo 13. Davide tenne consiglio coi capi di migliaia e di centinaia, cioè con tutti i principi del popolo, e poi disse a tutta la radunanza di Israele: «Se vi par bene, e se l'Eterno il nostro Dio l'approva, mandiamo dappertutto a dire ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele, e così pure ai sacerdoti e ai leviti nelle loro città e nei loro contadi, che si uniscano a noi, e riconduciamo qui, da noi, l'arca del nostro Dio, poiché non ce ne siamo occupati ai tempi di Saul». E tutta la radunanza rispose che si facesse così, giacché la cosa parve buona agli occhi di tutto il popolo. Davide dunque radunò tutto Israele, dallo Shihor d'Egitto fino all'ingresso di Hamat, per ricondurre l'arca di Dio da Kirie-Jearim. E Davide con tutto Israele salì verso Baalah, cioè verso Kirie-Jearim, che appartiene a Giuda, per trasferire di là l'arca di Dio, dinanzi alla quale è invocato il nome dell'Eterno, che siede sovressa fra i cherubini. E posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, levandola dalla casa di Abinadab, e Usa e Ahio conducevano il carro. Davide e tutto Israele danzavano dinanzi a Dio a tutto potere, cantando e suonando cetre, salteri, timpano, cembali e trombe. Ora, come furono giunti all'aia di Chidon, Uzza stese la mano per reggere l'arca, perché i buoi la facevano piegare. E l'ira dell'Eterno s'accese contro Uzza, e l'Eterno lo colpì per avere stesa la mano sull'arca, e quivi Uzza morì dinanzi a Dio. Davide si attristò perché l'Eterno aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza in quel luogo, e così quel luogo è stato chiamato Perez Uzza fino al dì d'oggi. Davide in quel giorno ebbe paura di Dio e disse: «Come farò a portare a casa mia l'arca di Dio?» E Davide non ritirò l'arca presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gath. E l'arca di Dio rimase 3 mesi dalla famiglia di Obed-Edom in casa di lui, e l'Eterno benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva. Primo libro delle Cronache, capitolo 14. Iriam, re di Tiro, inviò a Davide dei messi, del legname di cedro, dei muratori, dei legnaiuoli, per edificargli una casa. Allora Davide riconobbe che l'Eterno lo stabiliva saldamente come re di Israele, giacché la sua dignità reale era grandemente esaltata per amore di Israele, del popolo di Dio. Davide si prese ancora delle mogli a Gerusalemme e generò ancora figliuoli e figliuole. Questi sono i nomi dei figliuoli che gli nacquero a Gerusalemme: Shammua, Shobab, Nathan, Salomone, Yabar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefeg, Yafia, Elishama, Beliada ed Elifelet. Or, quando i Filistei ebbero udito che Davide era stato unto re di Israele, salirono tutti in cerca di lui. E Davide, saputolo, uscì loro incontro.
i Filistei giunsero e si sparsero per la valle di Refaim. Allora Davide consultò Dio dicendo: «Salirò io contro i Filistei e me li darai tu nelle mani?» L'Eterno gli rispose: «Sali e io li darò nelle tue mani». I Filistei dunque salirono a Baal Perazim, dove Davide li sconfisse e disse: «Iddio ha rotto i miei nemici per mano mia, come quando le acque rompono le dighe». Perciò fu dato a quel luogo il nome di Baal Perazim. I Filistei lasciarono quivi i loro dei, che per ordine di Davide furono dati alle fiamme. Di poi i Filistei tornarono a spargersi per quella valle, e Davide consultò di nuovo Dio, e Dio gli disse: «Non salire dietro ad essi, allontanati e gira intorno a loro e giungerai su di essi dal lato dei gelsi. E quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, esci subito all'attacco, perché Dio marcerà alla testa tua per sconfiggere l'esercito dei Filistei». Davide fece come Dio gli aveva comandato, e gli Israeliti sconfissero l'esercito dei Filistei a Gabaon e a Gezer. E la fama di Davide si sparse per tutti i paesi, e l'Eterno fece sì che egli incutesse spavento a tutte le genti. Primo libro delle Cronache, capitolo quindicesimo. Davide si costruì delle case nella città di Davide, preparò un luogo per l'arca di Dio e drizzò una tenda per essa. Allora Davide disse: «Nessuno deve portare l'arca di Dio tranne i Leviti, perché l'Eterno ha scelti loro per portare l'arca di Dio e per essere suoi ministri in perpetuo». E Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per trasportare l'arca dell'Eterno al luogo che egli le aveva preparato. Davide radinò pure i figlioli di Aronne e i Leviti, dei figlioli di Kehat, Uriel, il capo, e i suoi fratelli, 120, dei figlioli di Merari, Asaia, il capo, e i suoi fratelli, 220, dei figlioli di Gershom, Gioel, il capo, e i suoi fratelli, 130, dei figlioli di Elisaphan, Shemaia, il capo, e i suoi fratelli, 200, dei figlioli di Ebron, Eliel, il capo, e i suoi fratelli, 80, dei figlioli di Uziel, Amminadab, il capo, e i suoi fratelli, 112. Poi Davide chiamò i sacerdoti Zadok e Abiatar e i Leviti, Uriel, Asaia, Gioel, Shemaia, Eliel e Amminadab, e disse loro: «Voi siete i capi delle case patriarcali dei Leviti, santificatevi, voi e i vostri fratelli, affinché possiate trasportare l'arca dell'Eterno dell'Iddio di Israele nel luogo che io le ho preparato. Siccome voi non c'eravate la prima volta, l'Eterno, il nostro Dio, fece una breccia fra noi, poiché noi lo cercammo secondo le regole stabilite». I sacerdoti e i Leviti dunque si santificarono per trasportare l'arca dell'Eterno dell'Iddio di Israele, e i figlioli dei Leviti portarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come Mosè aveva ordinato secondo la parola dell'Eterno. E Davide ordinò ai capi dei Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestar servizio coi loro strumenti musicali, salteri, cetre, cimbali, da ogni trarrebbero suoni vigorosi in segno di gioia. I Leviti dunque chiamarono a prestar servizio Eman, figliolo di Gioel, e fra i suoi fratelli Asa, figliolo di Berechia, tra i figlioli di Merari, loro fratelli, Etan, figliolo di Cushaia. Con loro furono chiamati i loro fratelli del secondo ordine, Zaccaria, Ben, Yaziel, Shemiramot, Jeiel, Unni, Eliab, Benaia, Maaseia, Mattiaia, Elifelehu, Milkneia, Obed, Edom e Geliel, i portinai. I cantori Eman, Asaf, Etan avevano dei cembali di rame per suonare. Zaccaria, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliel, Maaseia, Benaia avevano dei salteri per accompagnare voci di fanciulle. Mattihia, Elifehu, Micneia,
Obed Edom, Jeiel e Azazia suonavano con cetre all'ottava per guidare il canto. Kenania, capo dei Leviti, era preposto al canto e dirigeva la musica perché era competente in questo. Berechia ed Elcana erano portinai dell'arca. Shebania, Josaphat, Etnehel, Emazzei, Zaccaria, Benaia e Eliezer, sacerdote, suonavano la tromba davanti all'arca di Dio. E Obed, Edom e Geia erano i portinai dell'arca. Davide, gli anziani di Israele, i capi di migliaia, si misero in cammino per trasportare l'arca del patto dell'Eterno dalla casa di Obed Edom con gaudio. E poiché Dio prestò l'assistenza ai Leviti che portavano l'arca del patto dell'Eterno, fu offerto un sacrificio di 7 giovenchi e di 7 montoni. Davide indossava un manto di lino fino, come anche tutti i Leviti che portavano l'arca, i cantori e Kenania, capo della musica, fra i cantori. E Davide aveva sul manto un efod di lino. Così tutto Israele portò sull'arca del patto dell'Eterno con grida di gioia e suoni di corni, di trombe, di cembali, di salteri, di arpe. E come l'arca del patto dell'Eterno giunse alla città di Davide, Michal, figliuola di Saul, guardava dalla finestra e, vedendo il re che danzava e saltava, lo disprezzò in cuor suo. Primo libro delle Cronache, capitolo 16. Portarono dunque l'arca di Dio e la collocarono in mezzo al padiglione che Davide aveva rizzato per lei, e si offrirono olocausti e sacrifici di azioni di grazie dinanzi a Dio. E quando Davide ebbe finito di offrire gli olocausti e sacrifici di azioni di grazie e benedisse il popolo nel nome dell'Eterno, e distribuì a tutti gli israeliti, uomini e donne, un pane per uno e una porzione di carne e un dolce d'uva secca. Poi stabilì davanti all'arca dell'Eterno alcuni di fra i Leviti per fare il servizio per ringraziare, lodare e celebrare l'Eterno, il Dio di Israele. Erano Asaf il capo, Zaccaria il secondo dopo di lui, poi Jehiel, Shamiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed Edom e Jehiel. Essi suonavano salteri e cetre e Asaf suonava i cembali. I sacerdoti Benaia e Yaheziel suonavano di continuo la tromba davanti all'arca del patto di Dio. Allora in quel giorno Davide diede per la prima volta ad Asaf e ai suoi fratelli l'incarico di cantare le lodi dell'Eterno. Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue gesta fra i popoli, cantateli, salmeggiateli, mandate su tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del santo suo nome, si rallegri il cuore di quelli che cercano l'Eterno. Cercate l'Eterno e la sua forza, cercate del continuo la sua faccia, ricordatevi delle meraviglie che gli ha fatti, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca, o voi progenie di Israele, suo servitore, figlioli di Giacobbe, i suoi eletti. Egli l'Eterno è il Dio nostro, i suoi giudizi esercitano su tutta la terra. Ricordatevi in perpetuo del suo patto, della parola da lui data per 1000 generazioni, del patto che fece con Abramo, che giurò a Isacco, che confermò a Giacobbe come uno statuto, ad Israele come un patto eterno, dicendo: io ti darò il paese di Canaan per vostra parte di eredità. Non erano allora che poca gente, pochissimi stranieri nel paese, e andavano da una nazione all'altra, da un regno a un altro popolo. Egli non permise che alcuno li opprimesse, anzi castigò dei re per amor loro, dicendo: non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. Cantate all'Eterno, abitanti di tutta la terra, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli, poiché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode. Egli è tremendo sopra tutti gli dèi, poiché tutti gli dèi dei popoli sono idoli vani, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Splendore e maestà stanno dinanzi a Lui, forza e gioia sono nella Sua dimora. Date all'Eterno, famiglie dei popoli, date all'Eterno gloria e forza, date all'Eterno la gloria dovuta al Suo nome, portateli offerte e venite in Sua presenza, prostratevi dinanzi all'Eterno vestiti di sacri ornamenti, tremate dinanzi a Lui, o abitanti di tutta la terra. Il mondo è stabile e non sarà smosso. Si rallegrino i cieli e gioisca la terra,
dicasi fra le nazioni, l'Eterno regna. Risuoni il mare anch'esso e in tutto ciò che esso contiene, festeggi la campagna e tutto quello che è in essa. Gli alberi delle foreste dian voci di gioia nel cospetto dell'Eterno, poiché gli viene a giudicare la terra. Celebrate l'Eterno perché egli è buono e perché la sua benignità dura in perpetuo, e dite: salvaci, o Dio della nostra salvezza, raccoglici fra le nazioni, liberci affinché celebriamo il tuo santo nome e mettiamo la nostra gloria nell'odarti. Benedetto sia l'Eterno, il Dio di Israele, da eternità in eternità. E tutto il popolo disse Amen e lodò l'Eterno. Poi Davide lasciò quivi davanti all'arca del patto dell'Eterno Asaf e suoi fratelli, perché fossero del continuo di servizio davanti all'arca secondo i bisogni di ogni giorno. Lasciò Obed, Edom e Josa e i loro fratelli in numero di 78, Obed, Edom figliolo di Jeduhum e Josa come portieri, lasciò pure il sacerdote Zadok e i sacerdoti suoi fratelli davanti al tabernacolo dell'Eterno sull'alto luogo che era Gabaon, perché offrissero del continuo all'Eterno olocausti mattina e sera sull'altare degli olocausti ed eseguissero tutto quello che sta scritto nella legge data all'Eterno di Israele. E con essi erano Eman, Geduthut e gli altri che erano stati scelti e destinati nominatamente per lodare l'Eterno, perché la sua benignità dura in perpetuo. Eman e Jeduhum erano con essi, con le trombe, cembali per i musici e con gli strumenti per i cantici in lode di Dio. I figlioli di Jeduthun erano adatti alla porta. Tutto il popolo se ne andò ciascuno a casa sua e Davide se ne ritornò per benedire la propria casa. Primo libro delle cronache, capitolo 17. Ora venne che Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, disse al profeta Natan: «Ecco, io abito in una casa di cedro, e l'arca del patto dell'Eterno sta sotto una tenda». Natan rispose a Davide: «Fa tutto quello che hai in cuore di fare, poiché Dio è teco». Ma quella stessa notte la parola di Dio fu diretta a Natan in questi termini: «Va e di al mio servo Davide, così dice l'Eterno, non sarai tu quelli che mi edificherà una casa perché io vi dimori, poiché io non ho abitato in una casa dal giorno che trassi Israele dall'Egitto fino al dì d'oggi, ma sono andato di tenda in tenda, di dimora in dimora. Dovunque sono andato, or qua, or là, in mezzo a tutto Israele, ho io mai fatto parola ad alcuno dei giudici di Israele ai quali avevo comandato di pascere il mio popolo, dicendogli: perché non mi edificate una casa di cedro? Or dunque parlerai così al mio servo Davide: così dice l'Eterno degli eserciti. Io ti presi dall'ovile di dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato teco ovunque sei andato. Ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi nemici, e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Ho assegnato un posto ad Israele, mio popolo, e ve l'ho piantato perché abiti in casa sua e non sia più agitato, né seguitano gli iniqui a farne scempio come prima. E fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo di Israele, io ho umiliato tutti i tuoi nemici e t'annunzio che l'Eterno ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu te ne andrai a raggiungere i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua progenie, uno dei tuoi figlioli, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli mi edificherà una casa, ed io renderò stabile in perpetuo il suo trono. Io sarò per lui un padre, ed egli mi sarà figliuolo, e non gli ritirerò la mia grazia come l'ho ritirata da colui che t'ha preceduto. Io lo renderò saldo per sempre nella mia casa e nel mio regno, e il suo trono sarà reso stabile in perpetuo». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti all'Eterno e disse: «Chi sono io, o Eterno Dio,
e che è la mia casa che tu n'abbia fatto arrivare fino a questo punto? E questo è parso ancor poca cosa agli occhi tuoi, o Dio, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Hai designato considerar me come se fossi un uomo d'alto grado, o eterno di Dio. Come potrebbe Davide dirti di più riguardo all'amore che è fatto al tuo servo? Tu conosci il tuo servo, o eterno, per amore del tuo servo, e secondo il cuor tuo hai compiuto tutte queste grandi cose per rivelargli tutte le tue meraviglie. O eterno, nessuno è pari a te, e non v'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. E qual popolo è come il tuo popolo d'Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formarne il suo popolo, per farti un nome e per compiere cose grandi e tremende, cacciando delle nazioni dinanzi al tuo popolo che tu hai redento dall'Egitto? Tu hai fatto del tuo popolo d'Israele il popolo tuo speciale in perpetuo, e tu, o Eterno, sei divenuto il suo Dio. Or dunque, o Eterno, la parola che tu hai pronunziata riguardo al tuo servo e alla sua casa rimanga stabile in perpetuo e fa come tu hai detto. Sì, rimanga stabile affinché il tuo nome sia magnificato in perpetuo e si dica: l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, è veramente un Dio per Israele, e la casa del suo servo Davide sia stabile dinanzi a te. Poiché tu stesso, o mio Dio, hai rivelato al tuo servo di voler rifondare una casa. Perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera. Ed ora, o Eterno, tu sei Dio, e hai promesso questo bene al tuo servo. Piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo affinché ella sussista in perpetuo dinanzi a te. Poiché ciò che tu benedici, o Eterno, è benedetto in perpetuo, in perpetuo. Primo libro delle Cronache, capitolo 18. Dopo queste cose, Davide sconfisse i Filistei e li umiliò e li tolse di mano ai Filistei Gath e le città che ne dipendevano. Sconfisse pure i Moabiti, e i Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Davide sconfisse anche Adarezer, re di Zoba, verso Hamat, mentre egli andava a stabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Davide gli prese 1000 carri, 7000 cavalieri e 20000 pedoni, tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro, ma riservò dei cavalli per 100 carri. E quando i Siri di Damasco vennero per soccorrere Adarezer, re di Zoba, Davide ne uccise 22000. Poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco, e i Siri divennero sudditi e tributari di Davide, e l'Eterno lo rendea vittorioso dovunque egli andava. E Davide tolse ai servi di Adarezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme. Davide prese anche una grande quantità di rame a Tibat e a Kun, città di Adarezer. Salomone se ne servì per fare il mare di rame, le colonne e gli utensili di rame. Or quando Tou, re di Hamat, ebbe udito che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adarezer, re di Zoba, mandò al re Davide Adoram, suo figliuolo, per salutarlo e per benedirlo, perché aveva messo guerra a Adarezer e l'aveva sconfitto. Adarezer era sempre in guerra con Tou. E Adoram portò seco ogni sorta di vasi d'oro, d'argento, di rame, e il re Davide consacrò anche quelli all'Eterno, come aveva già consacrato l'argento e l'oro che aveva portato via a tutte le nazioni, agli Edomiti, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei e agli Amalechiti. Abishai, figliuolo di Zeruia, sconfisse pure 18000 Edomiti nella valle del Sale, e posse delle guarnigioni in Idumea, e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide.
e l'Eterno rendea Davide vittorioso dovunque gli andava. Davide regnò su tutto Israele, facendo ragione e amministrando la giustizia a tutto il suo popolo. Joab, figliolo di Zeruia, comandava l'esercito, Josafat, figliolo di Ahilud, era cancelliere, e Zadok, figliolo di Haitub, e Abimelech, figliolo di Abiatar, erano sacerdoti. Shavsa era segretario e Benaia, figliolo di Geoiada, era capo dei Cheretei e dei Peletei, e i figlioli di Davide erano i primi a fianco del re. Primo libro delle Cronache, capitolo 19. Ora venne dopo queste cose che Nahash, re dei figlioli di Ammon, morì, e il suo figliuolo regnò in luogo di lui. Davide disse: «Io voglio usare benevolenza verso Nanun, figliuolo di Nahash, perché suo padre ne usò verso di me». E Davide inviò dei messi a consolarlo della perdita del padre. Ma quando i servi di Davide furono giunti nel paese dei figlioli di Ammon presso Hanun per consolarlo, i principi dei figlioli di Ammon dissero ad Nahum: «Credi tu che Davide t'abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? I suoi servi non sono essi piuttosto venuti per esplorare la città e distruggerla e per spiare il paese?» Allora Hanun prese i servi di Davide, li fece radere e fece loro tagliare la metà delle vesti fino alle natiche, poi le rimandò. Intanto vennero alcuni ad informare Davide del modo con cui quegli uomini erano stati trattati, e Davide mandò gente ad incontrarli perché essi erano oltremondo confusi. E il re fece dir loro: «Restate a Gerico finché vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete». I figlioli di Ammon videro che s'erano attirati l'odio di Davide, e Hanun e gli Ammoniti mandarono 1.000 talenti d'argento per prendere al loro soldo dei carri e dei cavalieri presso i Siri di Mesopotamia e presso i Siri di Maacca e di Zoba. E presero al loro soldo 32.000 carri e il re di Maacca col suo popolo, i quali vennero ad accamparsi di rimpetto a Medeba, e i figlioli di Ammon si radunarono nelle loro città per andare a combattere. Quando Davide udì questo, inviò contro di loro Joab e tutto l'esercito degli uomini di valore. I figliuoli di Ammon uscirono e si disposero in ordine di battaglia alla porta della città, e i re che erano venuti in loro soccorso stavano a parte nella campagna. Or come Joab vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte e alle spalle, scelse un corpo fra gli uomini migliori di Israele, lo dispose in ordine di battaglia contro i Siri e mise il resto del popolo sotto gli ordini del suo fratello Abishai, che li dispose di fronte ai figlioli di Amo, e disse ad Abishai: «Se i Siri sono più forti di me, tu mi darai soccorso, e se i figlioli di Ammon sono più forti di te, andrò io a soccorrerti. Abbi coraggio e dimostriamoci forte per il nostro popolo e per la città del nostro Dio, e faccia all'Eterno quello che a lui piacerà». Poi Joab, con la gente che aveva seco, s'avanzò per attaccare i Siri, i quali fuggirono dinanzi a lui. E come i figlioli di Ammon videro che i Siri erano fuggiti, fuggirono anch'essi dinanzi ad Abishai, fratello di Joab, e rientrarono nella città. Allora Joab se ne tornò a Gerusalemme, e i Siri, vedendosi sconfitti da Israele, inviarono dei messi e fecero venire i Siri che abitavano di là dal fiume. Shofak, capo dell'esercito di Hadarezer, era alla loro testa. La cosa fu riferita a Davide, che radunò tutto Israele, passò il Giordano, marciò contro di loro e si dispose in ordine di battaglia contro ad essi. E come Davide si fu disposto in ordine di battaglia contro i Siri, questi impegnarono l'azione con lui. Ma i Siri fuggirono dinanzi a Israele, e Davide uccise ai Siri gli uomini di 700 carri e 40.000 fanti, e uccise pure Shofak, capo dell'esercito.
E quando i servi di Adrezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace con Davide e furono a lui soggetti, e i Siri non vollero più recar soccorso ai figliuoli di Amon. Primo Cronache, capitolo 20. Ora avvenne che l'anno seguente, nel tempo in cui i re sogliono andare alla guerra, Joab, alla testa di un poderoso esercito, andò a devastare il paese dei figlioli di Amon ed assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme, e Joab batté Rabba e la distrusse, e Davide tolse dalla testa del loro re la corona e trovò che pesava un talento d'oro e che aveva delle pietre preziose, ed essa fu posta sulla testa di Davide. Egli riportò anche dalla città grandissima preda e fece uscire gli abitanti che erano nella città e li fece a pezzi con delle seghe e degli erpici di ferro e delle scuri. Così fece Davide a tutte le città dei figlioli di Amon. Poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo. Dopo queste cose ci fu una battaglia coi Filistei a Gezer. Allora Shibakai di Ushas uccise Sipai, uno dei discendenti di Rafa, e i Filistei furono umiliati. Ci fu un'altra battaglia con i Filistei ed Elhanan, figliolo di Jair, uccise Lami, fratello di Golia di Gat, di cui l'asta della lancia era come un subbio da tessitore. Ci fu ancora una battaglia a Gat, dove si trovò un uomo di grande statura che aveva 6 dita a ciascun mano e a ciascun piede, in tutto 24 dita, e che era anch'esso dei discendenti di Rafa. Egli ingiuriò Israele e Jonathan, figliolo di Shimea, fratello di Davide, lo uccise. Questi 4 uomini erano nati a Gat della stirpe di Rafa. Essi perirono per man di Davide e per man della sua gente. Primo Cronache, capitolo 21. Or Satana si levò contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. E Davide disse a Joab e a capi del popolo: andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba fino a Dan, e venite a riferirmene il risultato perché io ne sappia il numero. Joab rispose: l'Eterno renda il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è. Ma o re mio signore, non sono essi tutti i servi del mio signore? Perché il mio signore domanda egli questo? Perché rendere così Israele colpevole? Ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. E Joab rimise a Davide la cifra del censimento del popolo. C'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini atti a portare le armi, e in Giuda 470.000 uomini atti a portare le armi. Or Joab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come tutti gli altri, perché l'ordine del re era per lui abominevole. Questa cosa dispiacque a Dio, che perciò colpì Israele. E Davide disse a Dio: io ho gravemente peccato in questo che ho fatto, ma ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza. E l'Eterno parlò così a Gad, il veggente di Davide: va e parla a Davide in questo modo. Così dice l'Eterno: io ti propongo 3 cose, scegliene una e quella ti farò. Gad andò dunque da Davide e gli disse: così dice l'Eterno, scegli dunque che vuoi, o 3 anni di carestia, o 3 mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te e ti raggiunga la spada dei tuoi nemici, ovvero 3 giorni di spada dell'Eterno, ossia di peste, nel paese durante i quali l'angelo dell'Eterno porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Or dunque vedi che cosa io debba rispondere a colui che mi ha mandato. E Davide disse a Gad: io sono in una grande angoscia. Ebbene, che io cada nelle mani dell'Eterno, giacché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così
l'Eterno mandò la peste in Israele e caddero 70.000 persone di Israele, e Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla. E come questi si disponeva a distruggerla, l'Eterno gettò su di lei lo sguardo e si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo distruttore: «Basta, ritieni ora la tua mano». Or l'angelo dell'Eterno si trovava presso l'aia di Orna il Gebuseo, e Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo dell'Eterno che stava fra terra e cielo, avendo in mano una spada sguainata avvolta contro Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani coperti di sacchi si gettarono con la faccia a terra, e Davide disse a Dio: «Non sono io quelli che ordinai il censimento del popolo? Sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore che hanno fatto? Ti prego, o Eterno mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo per colpirlo col flagello». Allora l'angelo dell'Eterno ordinò a Gad di dire a Davide che salisse ad erigere un altare all'Eterno nell'aia di Orna il Gebuseo. Davide salì secondo la parola di Gad, ed ecco che Orna, voltandosi, vide l'angelo e i suoi quattro figliuoli erano con lui e si nascosero. Orna stava battendo il grano. E come Davide giunse presso Ornan, Ornan guardò e vide Davide, e uscito dall'aia si prostrò dinanzi a Davide con la faccia a terra. Allora Davide disse a Ornan: «Dammi il sito di quest'aia, perché io vi eriga un altare all'Eterno, dammelo per tutto il prezzo che vale, affinché la piaga cessi di infierire sul popolo». Ornan disse a Davide: «Prenditelo, e il re mio signore faccia quello che è per bene agli occhi suoi. Guarda, io ti do i buoi per gli olocausti, le macchine da trebbiare per legna e il grano per l'oblazione, tutto ti do». Ma il re Davide disse ad Orna: «No, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo, già che io non prenderò per l'Eterno ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla». E Davide diede a Ornan come prezzo del luogo il peso di 600 sicli d'oro. Poi edificò quivi un altare all'Eterno, offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazie ed invocò l'Eterno, il quale gli rispose mediante il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Poi l'Eterno comandò all'angelo di rimettere la spada nel fodero. In quel tempo Davide, vedendo che l'Eterno lo aveva esaudito nell'aia di Ornan il Gebuseo, gli offriva dei sacrifici. Il tabernacolo dell'Eterno che Mosè aveva costruito nel deserto e l'altare degli olocausti si trovavano allora sull'alto luogo di Gabaon, e Davide non poteva andare davanti a quell'altare a cercare Dio per lo spavento che gli aveva cagionato la spada dell'angelo dell'Eterno. Primo libro delle Cronache, capitolo 22. E Davide disse: «Qui sarà la casa di Dio dell'Eterno, e qui sarà l'altare degli olocausti per Israele». Davide ordinò che si radunassero gli stranieri che erano nel paese di Israele, e fissò degli scalpellini per lavorare le pietre da taglio per la costruzione della casa di Dio. Davide preparò pure del ferro in abbondanza per i chiodi, per i battenti delle porte, per le commettiture, e una quantità di rame di peso incalcolabile e del legname di cedro da non potersi contare, perché i Sidoni e i Tiri avevano portato a Davide del legname di cedro in abbondanza. Davide diceva: «Salomone, mio figliuolo, è giovane e di tenera età, e la casa che si deve edificare all'Eterno ha da essere talmente magnifica da salire in fama e in gloria in tutti i paesi. Io voglio dunque far dei preparativi per lui». Così Davide preparò degli abbondanti materiali prima di morire. Poi chiamò Salomone suo figliuolo e gli ordinò di edificare una casa all'Eterno, all'Iddio di Israele. Davide disse a Salomone: «Figliuolo mio, io stesso avevo in cuore di edificare una casa al nome dell'Eterno del mio Dio, ma la parola dell'Eterno mi fu ravvolta e mi fu detto: tu hai sparso molto sangue e hai fatto di gran guerre, tu non edificherai una casa al mio nome, poiché hai sparso molto sangue sulla terra dinanzi a me.
ma ecco, ti nascerà un figliuolo che sarà uomo tranquillo, e io gli darò quiete, liberandolo da tutti i suoi nemici d'ogni intorno. Salomone sarà il suo nome, e io darò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui. Egli edificherà una casa al mio nome, e mi sarà figliuolo, ed io gli sarò padre e renderò stabile il trono del suo regno sopra Israele in perpetuo. Ora, figliuol mio, l'Eterno sia teco, onde tu prosperi ed edifichi la casa dell'Eterno del tuo Dio secondo che egli ha detto di te. Sol, diati l'Eterno senno e intelligenza e ti costituisca re di Israele per osservare la legge dell'Eterno del tuo Dio. Allora prospererai se tu applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che l'Eterno prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e fatti animo, non temere e non ti sgomentare. Ora ecco, io con le mie fatiche ho preparato per la casa dell'Eterno 100.000 talenti d'oro, 1.000.000 di talenti d'argento e una quantità di rame di ferro da non potersi pesare, tanto è abbondante. Ho pur preparato del legname e delle pietre, e tu te ne potrai aggiungere ancora. E tu hai presso di te degli operai in abbondanza, degli scalpellini, dei muratori, dei falegnami ed ogni sorta di uomini esperti in qualunque specie di lavoro. Quanto all'oro, all'argento, al rame e al ferro, ve n'è una quantità incalcolabile. Levati dunque, mettiti all'opera e l'Eterno sia teco. Davide ordinò pure a tutti i capi di Israele di aiutare Salomone, suo figliolo, e disse loro: «L'Eterno, l'Iddio vostro, non è egli con voi e non va egli dato quiete d'ogni intorno? Infatti, egli m'ha dato nelle mani gli abitanti del paese, e il paese è assoggettato all'Eterno e al suo popolo. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare l'Eterno, che è il vostro Dio. Poi levatevi e costruite il santuario dell'Eterno, l'Iddio, per trasferire l'arca del patto dell'Eterno e gli utensili consacrati a Dio nella casa che deve essere edificata al nome dell'Eterno». Primo Cronache, capitolo 23. Davide, vecchio e sazio di giorni, stabilì Salomone, suo figliuolo, re di Israele. E radunò tutti i capi di Israele, i sacerdoti e i leviti, e fu fatto un censimento dei leviti dall'età di 30 anni in su, e contati testa per testa, uomo per uomo, il loro numero risultò di 38.000. Davide disse: 24.000 di questi siano addetti a dirigere l'opera della casa dell'Eterno, 6.000 siano magistrati e giudici, e 4.000 siano portinai, e 4.000 celebrino l'Eterno con gli strumenti che io ho fatti per celebrarlo. Davide li divise in classi secondo i figliuoli di Levi: Gershom, Kehat e Merari. Dei Gershoniti, Laedan e Shimei, figliuoli di Laedan, il capo Jehiel, Zetan, Joel, 3. E i figliuoli di Shimei: Shelomit, Aziel, Aram, 3. Questi sono i capi delle famiglie patriarcali di Laedan. I figlioli di Shimei: Jatat, Zina, Jehush e Baria. Questi sono i 4 figlioli di Shimei. Jahat era il capo, Zina il secondo, Jehush e Baria non ebbero molti figlioli. E nel censimento formarono una sola casa patriarcale. I figliuoli di Keat: Amram, Yesethar, Ebron, Uziel, 4. I figliuoli di Amram: Aronne e Mosè. Aronne fu appartato per essere consacrato come santissimo, egli coi suoi figliuoli in perpetuo per offrire i profumi dinanzi all'Eterno, per ministrargli e per pronunziare in perpetuo la benedizione del nome di lui. Quanto a Mosè, l'uomo di Dio, i suoi figlioli furono contati nella tribù di Levi. I figlioli di Mosè: Gershom e Eliezer. I figlioli di Gershom: Shebuel, il capo, e i figlioli di Eliezer furono
Re Abia il capo, Eliezer non ebbe altri figlioli, ma i figlioli di Re Abia furono numerosissimi. I figlioli di Ezehar, Shelomit il capo, i figlioli di Ebron, Gerigia il capo, Amaria il secondo, Jaziel il terzo, e Jecameham il quarto, i figlioli di Uziel, Mica il capo, Ishia il secondo, i figlioli di Merari, Mali e Mushi, i figlioli di Mali, Eleazar e Kis. Eleazar morì e non ebbe figlioli, ma solo delle figliole, e le sposarono i figlioli di Kis, loro parenti, i figlioli di Mushi, Mahali, Eder e Geromot, tre. Questi sono i figlioli di Levi secondo le loro case patriarcali, i capi famiglia secondo il censimento fatto contando i nomi testa per testa. Essi erano addetti a fare il servizio della casa dell'Eterno dall'età di 20 anni in su, poiché Davide aveva detto: «E l'Eterno, il Dio di Israele, ha dato riposo al suo popolo ed esso è venuto a stabilirsi a Gerusalemme per sempre». E anche i Leviti non avranno più bisogno di portare il tabernacolo e tutti gli utensili per il suo servizio. Fu secondo le ultime disposizioni di Davide che il censimento dei figlioli di Levi si fece da 20 anni in su. Posti presso ai figlioli d'Aron per il servizio della casa dell'Eterno, essi avevano l'incarico dei cortili, delle camere, della purificazione, di tutte le cose sacre, dell'opera relativa al servizio della casa di Dio, dei panni della presentazione, del fior di farina per le offerte, delle focacce non lievitate, delle cose da cuocere sulla gratella, di quelle da friggere e di tutte le misure di capacità e di lunghezza. Dovevano presentarsi ogni mattina e ogni sera per lodare e celebrare l'Eterno e per offrire del continuo davanti all'Eterno tutti gli olocausti secondo il numero prescritto dalla loro legge, per i sabati, per i noviluni e per le feste solenni. E dovevano prendere cura della tenda di convegno, del santuario, e stare agli ordini dei figlioli d'Aron, loro fratelli, per il servizio della casa dell'Eterno. Primo libro delle Cronache, capitolo 24. Le classi dei figlioli d'Aron furono queste: i figlioli d'Aron, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Nadab e Abihu morirono prima del loro padre e non ebbero figlioli. Eleazar e Itamar esercitarono il sacerdozio. Or Davide, con Sadoc dei figlioli di Eleazar e con Ahimelech dei figlioli di Itamar, classificò i figlioli d'Aron secondo il servizio che dovevano fare. Tra i figlioli di Eleazar si trovavano più capi di famiglie che tra i figlioli di Itamar e furono divisi così. Per i figlioli di Eleazar 16 capi di famiglie patriarcali, per i figlioli di Itamar 8 capi delle famiglie patriarcali. La classificazione fu fatta a sorte tanto per gli uni quanto per gli altri, perché v'erano dei principi del santuario e dei principi di Dio tanto fra i figlioli di Eleazar quanto fra i figlioli di Itamar. Shemaia, figliolo di Natnael, il segretario che era della tribù di Levi, li iscrisse in presenza del re e dei principi e in presenza del sacerdote Zadok, di Ahimelech, figliolo di Ebiatar, e in presenza dei capi delle famiglie patriarcali dei sacerdoti e dei leviti. Si tirò a sorte una casa patriarcale per Eleazar e proporzionalmente per Itamar. Il primo designato dalla sorte fu Jehoiarib il secondo, Jedaia il terzo, Arim il quarto, Zeorim il quinto, Malchija il sesto, Mijamin il settimo, Arrakoz l'ottavo, Abija il nono, Yeshua il decimo, Shekania l'undicesimo, Eliashib il dodicesimo, Jakin il tredicesimo, Huppa il quattordicesimo, Jeshabin il quindicesimo, Bilga il sedicesimo, Immer il diciassettesimo, Esir il diciottesimo, Apitzet il diciannovesimo, Petania il ventesimo, Ezechiele il ventunesimo, Jakin
il 22esimo Gamul, il 23esimo Delaia, il 24esimo Maasia, così furono classificati per il loro servizio affinché entrassero nella casa dell'Eterno secondo la regola stabilita per loro da Aaron e loro padre e che l'Eterno, il Dio di Israele, li aveva prescritta. Quanto al rimanente dei figlioli di Levi, questi ne furono i capi: dei figlioli di Amram, Shubael, dei figlioli di Shubael, Gedia, di Reabia, dei figlioli di Reabia, il capo Aishia, degli Yezeriti, Shelomot, e dei figlioli di Shelomot, Jahat, dei figlioli di Ebron, Gerija, Amaria il secondo, Jaziel il terzo, Jecamiam il quarto, dei figlioli di Uziel, Mica, dei figlioli di Mica, Shamir, fratello di Mica, Yashia, dei figlioli di Yashia, Zaccaria, figlioli di Merari, Mali e Mushi, e i figlioli di Jazia suo figliolo, vale a dire i figlioli di Merari per il tramite di Jazia suo fratello, Shoham, Zakur e Ibri, di Mahali e Eleazar che non ebbe figlioli, di Kis, i figlioli di Kis, Geram, Mi'il, figlioli di Mushi, Mali, Eder e Gerimoth. Questi sono i figlioli dei Leviti secondo le loro case patriarcali. Anch'essi, come figlioli di Aaron, loro fratelli, tirarono a sorte in presenza del re Davide, di Zadok, di Ahimelech e dei capi delle famiglie patriarcali, dei sacerdoti e dei Leviti. Ogni capo di famiglia patriarcale tirò a sorte nello stesso modo che il fratello più giovane di lui. Primo libro delle Cronache, capitolo 25. Poi Davide e i capi dell'esercito appartarono per il servizio quelli dei figlioli di Asaf, di Ema, di Gedutum, che cantavano gli inni sacri accompagnandosi con cetre, con salteri, con cembali, e questo è il numero di quelli che furono incaricati di questo servizio. Dei figlioli di Asaf, Zakur, Joseph, Natania, Asarella, figlioli di Asaf, sotto la direzione di Asaf, che cantava gli inni sacri seguendo le istruzioni del re. Di Gedutum, i figlioli di Gedutum, Gedalia, Seri, Isaia, Yashabia, Mattitia e Shimei, sei, sotto la direzione del loro padre Gedutum, che cantava gli inni sacri con la cetra per lodare e celebrare l'Eterno. Di Eman, i figlioli di Eman, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Gerimot, Anania, Enani, Eliakat, Gidataldi, Romanti Ezer, Yoshebekasha, Alloti, Ohir, Mahazihot. Tutti questi erano figlioli di Eman, veggente del re, secondo la promessa di Dio di accrescere la potenza di Eman. Dio, infatti, aveva dato a Eman 14 figlioli e 3 figliole. Tutti questi erano sotto la direzione dei loro padri per il canto della casa dell'Eterno ed avevano dei cembali, dei salteri, delle cetre per il servizio della casa di Dio. Erano sotto la direzione del re, di Asaf, di Gedutum e di Eman. Il loro numero, compresi i loro fratelli istruiti nel canto in onore dell'Eterno, tutti quelli, cioè, che erano esperti in questo, ascendeva a 288. Tirarono a sorte il loro ordine di servizio, tanto i piccoli quanto i grandi, tanto i maestri quanto i discepoli. Il primo designato dalla sorte per Asaf fu Joseph, il secondo Gedalia coi suoi fratelli e i suoi figlioli, 12 in tutto. Il terzo fu Zakur con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il quarto fu Jezeri con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il quinto fu Netania con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il sesto fu Bukia con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il settimo fu Gesarella con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. L'ottavo fu Isaia con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il nono fu Matania con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il decimo fu Shimei con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. L'undecimo fu Azarel con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto.
e il dodicesimo a Shabia con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. E il tredicesimo fu Shabuel con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il quattordicesimo fu Mattatia con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il quindicesimo fu Geremoth con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il sedicesimo fu Anania con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il diciassettesimo fu Joshekebasha con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il diciottesimo fu Anani con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il diciannovesimo fu Alloti con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il ventesimo fu Eliata con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il ventunesimo fu Othir con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il ventiduesimo fu Gidalti con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il ventesimo terzo fu Mahaziot con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Il ventesimo quarto fu Romati Ezer con i suoi figlioli e i suoi fratelli, 12 in tutto. Primo libro delle cronache, capitolo 26. Quanto alle classi dei portinai, v'erano Coraiti, Meshelemia, figliolo di Core, dei figlioli di Asaf, e figlioli di Meshelemia, Zaccaria il primogenito, Jediel il secondo, Zebadia il terzo, Jetniel il quarto, Elam il quinto, Johanam il sesto, Elioenai il settimo, figlioli di Obed-Edom, Shemaia il primogenito, Josebedad il secondo, Gioa il terzo, Zaccar il quarto, Netanel il quinto, Amiel il sesto, Isaccar il settimo, Peulethai l'ottavo, poiché Dio l'aveva benedetto. E a Shemaia suo figliuolo nacquero dei figlioli che signoreggiarono sulla casa del padre loro perché erano uomini forti e valorosi. Figliuoli di Shemaia: Otni, Refael, Obed, Elzebad e i suoi fratelli, uomini valorosi, Eliu e Semachia. Tutti questi erano figlioli di Obed-Edom. Essi, i figlioli e i loro fratelli, erano uomini valenti e pieni di forza per il servizio. 62 di Obed-Edom. Meshelemia ebbe figlioli e fratelli, uomini valenti, in numero di 18. Osa dei figlioli di Merari ebbe per figlioli Shimri, il capo che il padre aveva fatto capo, quantunque non fosse il primogenito, Ilchia il secondo, Tebalia il terzo, Zaccaria il quarto. Tutti i figlioli e i fratelli di Osa erano in numero di 13. A queste classi di portinai, ai capi di questi uomini, come anche ai loro fratelli, fu affidato l'incarico del servizio della casa dell'Eterno, e tirarono a sorte per ciascuna porta, i più piccoli come i più grandi, nell'ordine delle loro case patriarcali. Per il lato d'Oriente, la sorte designò Shelemia, si tirò poi a sorte per Zaccaria, suo figliolo, che era un consigliere di seno, e la sorte designò lui per il lato di settentrione. Per il lato di mezzogiorno, la sorte designò Obed-Edom, e per i magazzini designò i suoi figliuoli. Per il lato d'occidente, per la porta Shaleket, sulla via che sale, la sorte designò Shupin e Osa. Erano due posti di guardia, uno di rimpetto all'altro. A oriente v'erano 6 leviti, a settentrione 4 per giorno e mezzodì 4 per giorno e 4 magazzini, 2 per ogni ingresso al recinto del tempio. A occidente ve n'erano addetti 4 per la strada, 2 per il recinto. Queste sono le classi dei portinai scelti fra i figlioli di Core e i figlioli di Merari. I leviti, loro fratelli, erano preposti ai tesori della casa di Dio e ai tesori delle cose consacrate. I figlioli di Laedan, i figlioli dei Gershoniti, discesi da Laedan, i capi delle case patriarcali di Laedan, il Gershonita, cioè Jeieli, e i figlioli di Jeieli, Zetan e Joel, suo fratello, erano preposti ai tesori della casa dell'Eterno. Fra gli Amramiti,
gli Gesariti e gli Ebroniti e gli Uzieliti. Shubuel, figliuolo di Gershon, figliuolo di Mosè, era sovrintendente dei tesori. Tra i suoi fratelli, per il tramite degli Esar, che ebbe per figliuolo Rehabia, che ebbe per figliuolo Isaia, che ebbe per figliuolo Joram, che ebbe per figliuolo Zicri, che ebbe per figliuolo Shelomit. Questo Shelomit e i suoi fratelli erano preposti a tutti i tesori delle cose sacre che il re Davide, i capi delle case patriarcali, i capi di migliaia e di centinaia e i capi dell'esercito avevano consacrate, prelevandole dal bottino di guerra per il mantenimento della casa dell'Eterno, e a tutto quello che era stato consacrato da Samuele il veggente, da Saul figliuolo di Chis, da Abner figliuolo di Ner e da Joab figliuolo di Zeruia. Chiunque consacrava qualche cosa la affidava nelle mani di Shelomit e dei suoi fratelli. Fra gli Yazeriti, Kenania e i suoi figliuoli erano addetti agli affari estranei al Tempio, come magistrati e giudici in Israele. Fra gli Ebroniti, Ashabia e i suoi fratelli, uomini valorosi in numero di 1600, furono preposti alla sorveglianza di Israele di qua dal Giordano e a occidente per tutti gli affari che concernevano l'Eterno e per il servizio del re. Tra gli Ebroniti, circa gli Ebroniti, l'anno quarantesimo del regno di Davide, si fecero delle ricerche relative alle loro genealogie, secondo le loro case patriarcali, si trovarono fra loro degli uomini forti e valorosi a Jaezer in Galat. V'erano il capo Ieria e i suoi fratelli, uomini valorosi in numero di 2700 capi di case patriarcali, e il re Davide affidò loro la sorveglianza dei Rubeniti, dei Gaditi, della mezza tribù di Menasse, per tutte le cose concernenti Dio e per tutti gli affari del re. Primo libro delle Cronache, capitolo 27. Ora, ecco i figlioli di Israele secondo il loro numero, i capi di famiglie patriarcali, capi di migliaia, di centinaia, i loro ufficiali al servizio del re, e per tutto quello che concerneva le divisioni che entravano e uscivano di servizio mese per mese, tutti i mesi dell'anno, ogni divisione essendo di 24.000 uomini. A capo della prima divisione per il primo mese stava Jashobeam, figliolo di Zabdiel, e la sua divisione era di 24.000 uomini. Egli era dei figlioli di Perez e capo di tutti gli ufficiali dell'esercito per il primo mese. A capo della divisione del secondo mese stava Dodai lo Haoita con la sua divisione. Milchilot era ufficiale superiore e la sua divisione era di 24.000 uomini. Il capo della terza divisione per il terzo mese era Benaia, figliolo del sacerdote Geoiada, era capo, e la sua divisione noverava 24.000 uomini. Questo Benaia era un prode fra i 30 e a capo dei 30, e Amisabazzo, figliolo, era ufficiale superiore della sua divisione. Per il quarto mese era Asahel, fratello di Joab, e dopo di lui Zabadia, suo figliolo, aveva una divisione di 24.000 uomini. Per il quinto mese era il capo Shamuetut, il Yesarita, e aveva una divisione di 24.000 uomini. Per il sesto mese era Ira, figliolo di Ikesh, il Tecoita, e aveva una divisione di 24.000 uomini. Per il settimo mese era Elez, il Pelonita, dei figlioli di Efraim, e aveva una divisione di 24.000 uomini. Per l'ottavo mese era Shibekai, lo Ushahita, della famiglia di Zeraiti, e aveva una divisione di 24.000 uomini. Per il nono mese era Biezer da Anatot dei Beniaminiti, e aveva una divisione di 24.000 uomini. Per il decimo mese era Manrai di Netofa, della famiglia degli Zaraiti, e aveva una divisione di 24.000 uomini. Per l'undicesimo mese era Benaia di Piratot, dei figlioli di Efram, e aveva una divisione di 24.000 uomini. Per il dodicesimo mese era Eldai da Netofa, della famiglia di Otniel, e aveva una divisione di 24.000 uomini. Questi erano i capi delle tribù di Israele. Capo dei Rubeniti, Eliezer, figliuolo di Zicri. Dei Simeoniti,
Shefatia figliolo di Macca, dei Leviti, Asciabia figliolo di Kemuel, di Aronne, Zadok, di Giuda, Eliehu, dei fratelli di Davide, di Issacar, Omri figliolo di Micael, di Zabulon, Ishmaia figliolo di Obadia, di Neftali, Gerimot figliolo di Azariel, dei figlioli di Efraim, Osea figliolo di Azassia, della mezza tribù di Menasse, Gioel figliolo di Pedaia, e della mezza tribù di Menasse in Galat, Iddo figliolo di Zaccaria di Beniamino, Jaziel figliolo di Abner, di Dan, Azrael figliolo di Geroham. Questi erano i capi delle tribù di Israele. Davide non fece il censimento di quei di Israele che erano in età di 20 anni in giù, perché l'Eterno aveva detto di moltiplicare Israele come le stelle del cielo. Joab, figliolo di Zeruia, aveva cominciato il censimento ma non lo finì, e l'ira dell'Eterno piombò sopra Israele a motivo di questo censimento che non fu iscritto fra gli altri delle cronache del re Davide. Azmavet, figliolo di Adiel, era preposto ai tesori del re. Jonathan, figliolo di Uzia, ai tesori che erano nella campagna, nelle città, nei villaggi, nelle torri. Ezri, figliolo di Chelub, ai lavoratori della campagna per la coltura del suolo. Shimei, da Rama alle vigne. Zabdi, da Sefan al prodotto dei vigneti per fornire le cantine. Baal Anam di Gedal agli uliveti e ai sicomori della pianura, Johash alle cantine dell'olio, Shitrai da Sharon al grosso bestiame che pasceva a Sharon, Shafat figliolo di Adlai al grosso bestiame delle valli, Obil Ishmaelita ai cammelli, Jedadea da Haramot agli asini, Jasilo Agarita al minuto bestiame. Tutti questi erano amministratori dei beni del re Davide. E Jonathan, zio di Davide, era consigliere, uomo intelligente e istruito. Jehiel, figliolo di Acmoni, stava presso i figlioli del re. Ahitofel era consigliere del re. Ushar, l'archita, era amico del re. Dopo Ahitofel furono consiglieri Gioiada, figliolo di Benaia, e Abiatar, il capo dell'esercito del re. Era Joab. Primo libro delle cronache, capitolo 28. Or Davide convocò a Gerusalemme tutti i capi di Israele, i capi delle tribù, i capi delle divisioni al servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli amministratori di tutti i beni e del bestiame appartenenti al re e ai suoi figlioli, insieme con gli ufficiali di corte, con gli uomini prodi e tutti i valorosi. Poi Davide, alzandosi e stando in piedi, disse: «Ascoltatemi, fratelli miei e popolo mio. Io avevo in cuore di edificare una casa di riposo per l'arca del patto dell'Eterno e per lo sgabello dei suoi piedi, del nostro Dio, e avevo fatto dei preparativi per la fabbrica. Ma Dio mi disse: tu non edificherai una casa al mio nome, perché sei uomo di guerra e hai sparso del sangue. L'Eterno, l'Iddio di Israele, ha scelto me in tutta la casa di mio padre perché io fossi re di Israele in perpetuo, poiché gli ha scelto Giuda come principe, e nella casa di Giuda la casa di mio padre, e tra i figlioli di mio padre gli è piaciuto di far me re di tutto Israele, e fra tutti i miei figlioli, già che l'Eterno mi ha dato molti figlioli, egli ha scelto il mio figliolo Salomone perché segga sul trono dell'Eterno che regna sopra Israele. Egli mi ha detto: Salomone, tuo figliuolo, sarà questi che edificherà la mia casa e i miei cortili, poiché io l'ho scelto per mio figliuolo, e io gli sarò padre, e stabilirò saldamente il suo regno in perpetuo, ed egli sarà perseverante nella pratica dei miei comandamenti, dei miei precetti, come oggi. Or dunque, in presenza di tutto Israele, dell'Assemblea dell'Eterno e dinanzi al nostro Dio che ci ascolta, io v'esorto ad osservare e a prendere a cuore tutti i comandamenti dell'Eterno che è vostro Dio, affinché possiate rimanere in possesso di questo buon paese e lasciarlo in eredità ai vostri figliuoli dopo di voi in perpetuo. E tu, Salomone, figliuol mio, riconosci l'Iddio di tuo padre e servilo con cuore integro e con l'animo volenteroso, poiché l'Eterno scruta tutti i cuori e penetra in tutti i disegni e in tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te. Ma se lo abbandoni, egli ti rigetterà in perpetuo.
Considera ora che l'Eterno ha scelto te per edificare una casa che serva da santuario. Sii forte e mettiti all'opera. Allora Davide diede a Salomone, suo figliuolo, il piano del portico del Tempio e degli edifici, delle stanze e dei tesori, delle stanze superiori, delle camere interne, del luogo per il propiziatorio e il piano di tutto quello che aveva in mente relativamente ai cortili della casa dell'Eterno e tutte le camere dell'intorno ai tesori della casa di Dio e ai tesori delle cose consacrate, alle classi dei sacerdoti e dei leviti, a tutto quello che concerneva il servizio della casa dell'Eterno e a tutti gli utensili che dovevano servire alla casa dell'Eterno. Gli diede il modello degli utensili d'oro, con relativo peso d'oro per tutti gli utensili d'ogni specie di servizi, e il modello di tutti gli utensili d'argento, con relativo peso d'argento per tutti gli utensili d'ogni specie di servizi. Gli diede l'indicazione del peso dei candelabri d'oro e delle loro lampade d'oro, col peso di ogni candelabro e delle sue lampade, e l'indicazione del peso dei candelabri d'argento col peso di ogni candelabro e delle sue lampade, secondo l'uso al quale ogni candelabro era destinato. Gli diede l'indicazione del peso dell'oro necessario per ognuna delle tavole dei panni della presentazione e del peso dell'argento per le tavole d'argento. Gli diede ugualmente l'indicazione del peso dell'oro puro per i forchettoni, per i bacini, per i calici e l'indicazione del peso dell'oro per ciascuna delle coppe d'oro e del peso dell'argento per ciascuna delle coppe d'argento e l'indicazione del peso necessario d'oro purificato per l'altare dei profumi e il modello del carro, ossia dei cherubini d'oro che scendevano le ali e coprivano l'arca del patto dell'Eterno. Tutto questo, disse Davide, tutto. Il piano da eseguire te lo do per iscritto, giacché la mano dell'Eterno che è stata sopra me m'ha dato l'intelligenza necessaria. Davide disse ancora a Salomone suo figliuolo: sii forte, fatti animo e mettiti all'opera. Non temere, non ti sgomentare, poiché l'Eterno, l'Iddio, il mio Dio, sarà teco. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà fin tanto che tutta l'opera per il servizio della casa dell'Eterno sia compiuta. Ed ecco le classi dei sacerdoti e dei leviti per tutto il servizio della casa di Dio, e tu hai presso di te per ogni lavoro ogni sorta di uomini di buona volontà e abili ad ogni specie di servizio, e i capi e tutto il popolo sono pronti ad eseguire tutti i tuoi comandi. Primo libro delle Cronache, capitolo 29. Poi il re Davide disse a tutta la radunanza: Salomone, mio figliuolo, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane e in tenera età, e l'opera è grande, poiché questo palazzo non è destinato a un uomo, ma a Dio, all'Eterno. Ora, io ho impiegato tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio dell'oro per ciò che deve essere d'oro, dell'argento per ciò che deve essere d'argento, del rame per ciò che deve essere di rame, del ferro per ciò che deve essere di ferro, e del legname per ciò che deve essere di legno, delle pietre donici e delle pietre da incastonare, delle pietre brillanti e di colori diversi, d'ogni specie di pietre preziose e del marmo bianco in gran quantità. Di più, per l'affezione che porto alla casa del mio Dio, siccome io posseggo in proprio un tesoro d'oro e d'argento, io lo do alla casa del mio Dio oltre a tutto quello che ho preparato per la casa del santuario, e cioè 3.000 talenti d'oro, d'oro Dauphin e 7.000 talenti d'argento purissimo per rivestirne le pareti delle sale. L'oro per ciò che deve essere d'oro, l'argento per ciò che deve essere d'argento e per tutti i lavori da eseguirsi dagli artefici. Chi è proposto a fare oggi qualche offerta all'Eterno? Allora i capi delle case patriarcali, i capi delle tribù di Israele, i capi delle migliaia, delle centinaia, degli amministratori degli affari del re fecero delle offerte volontarie e diedero per il servizio della casa di Dio 5.000 talenti d'oro, 10.000 d'arche, 10.000 talenti d'argento, 18.000 talenti di rame, 100.000 talenti di ferro. Quelli che possedevano delle pietre preziose le consegnarono a Jehiel il Gershonita perché fossero riposte nel tesoro della casa dell'Eterno. Il popolo si rallegrò di quelle loro offerte volontarie perché erano fatte quelle offerte all'Eterno con tutto il cuore, e anche il re Davide se ne rallegrò grandemente. Davide benedisse l'Eterno in presenza di tutta la radunanza e disse:
Benedetto sii tu, eterno Dio del Padre nostro Israele, di secolo in secolo. A te, o eterno, la grandezza e la potenza, la gloria e lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, o eterno, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te vengono la ricchezza e la gloria, tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza, sta in tuo potere di far grande e render forte ogni cosa. Or dunque, o Dio nostro, noi ti rendiamo grazie e celebriamo il tuo nome glorioso, poiché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente cotanto? Già che tutto viene da te, e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Noi siamo dinanzi a te dei forestieri, dei pellegrini, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come l'ombra, non v'è speranza. O eterno Dio nostro, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparate per edificare una casa a te, al tuo santo nome, viene dalla tua mano e tutto ti appartiene. Io so, o mio Dio, che tu scruti il cuore e ti compiaci della rettitudine, perciò nella rettitudine del cuor mio t'ho fatte tutte queste offerte volontarie e ho veduto ora con gioia il tuo popolo che si trova qui farti volenterosamente le offerte sue. O eterno, o Dio d'Abramo, di Isacco, di Israele, nostri padri, mantieni in perpetuo nel cuore del tuo popolo queste disposizioni, questi pensieri, e rendi saldo il suo cuore in te, e dà a Salomone, mio figliuolo, un cuore integro, affinché egli osservi i tuoi comandamenti, i tuoi precetti e le tue leggi, affinché eseguisca tutti questi miei piani e istruisca il popolo e costruisca il palazzo per il quale l'ho fatti preparare. Poi Davide disse a tutta la radunanza: Or benedite l'Eterno il vostro Dio. E tutta la radunanza benedì l'Eterno, il Dio dei loro padri, e si inchinarono e si prostrarono dinanzi all'Eterno e al Re. E il giorno seguente immolarono delle vittime in onore dell'Eterno e gli offrirono degli olocausti, 1000 giovenchi, 1000 montoni, 1000 agnelli con le relative libazioni e altri sacrifici in gran numero per tutto Israele. E mangiarono e bevvero in quel giorno nel cospetto dell'Eterno e con gran gioia proclamarono re per la seconda volta Salomone figliolo di Davide e lo unsero consacrandolo all'Eterno come conduttore del popolo e unsero Zadok come sacerdote. Salomone si assise dunque sul trono dell'Eterno come re invece di Davide suo padre. Prosperò e tutto Israele gli ubbidì. E tutti i capi, gli uomini prodi e anche i figlioli del re Davide si sottomisero al re Salomone. E l'Eterno innalzò sommamente Salomone nel cospetto di tutto Israele e gli diede un regale splendore quale nessun re prima di lui ebbe mai in Israele. Davide, figliolo di Isai, regnò su tutto Israele. Il tempo che regnò sopra Israele fu 40 anni, a Hebron regnò 7 anni e a Gerusalemme 33. Morì in prospera vecchiezza, saggio di giorni, di ricchezza e di gloria. E Salomone, suo figliolo, regnò in luogo suo. Or le azioni di Davide, le prime e le ultime, sono scritte nel libro di Samuele il veggente, nel libro di Natan il profeta e nel libro di Gad il veggente, con tutta la storia del suo regno, delle sue gesta, di quel che avvenne ai suoi tempi, tanto in Israele quanto in tutti i regni degli altri paesi.